Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Free Playing, il podcast che va in onda da un sacco di anni sui videogiochi e sui dintorni. Io sono Simone Cognome, con me ci stanno Bruno Barbera, ciao Bruno. Ciao. Mirko Belfederici, che ci sta. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Alessio da negozio, di Vito, di Matteo. Dai, eccolo qua. Backsoft. Ciao. Stefano Biggio. Un saluto a tutte le pupe e in ascolto. Il suo podcast bellissimo che adesso è uscito, la puntata nuova. Con niente possiamo dirlo. Po' di meno che Simone e Nicola. Bravo, Nicola. E poi c'era un altro che ci diceva che voleva partecipare. Sì, esatto. Ha insistito poi, tanto. Sì, dice un gruppo, mi passo un dì, mi passo un demo, mi dite esatto. Com'è, eccetera, eccetera. Detto, che guarda, esatto, un gruppo che assomiglia molto agli Eroe Storia Tese, quindi lo definiremo come gli Eroe Storia Tese della Rocco Cover Band. Esatto, Rocco Tanica degli Eroe Storia Tese. Quello vero. Cioè, non è che è uno scherzone, c'è Rocco Tanica, ok. E cosa? Aspetta, fammi finire di presentare, c'è anche Fabio Di Felice, ciao Fabione. Ciao Fabio Tanica. Che passa da ospite fisso a membro di Free Play. Ah, okay. Lui era membro, poi dopo nostra insaputa, poi è diventato membro sempre a nostra insaputa, finalmente membro. Finalmente membro, esatto, e ha mantenuto, vedi, quel guizzo che c'aveva problemi dall'inizio, quella freschezza, e ce la siamo anzitutto vaffanculo. Senti Stefano. Madonna. Vabbè, Stefano, dici un po'. Sì. No, che mi hai detto, ma non è che, sì, ma non è, che sì, è un imitatore? Che cazzo stai dicendo? Ma secondo te io chiamo un imitatore di Rocco Tanica a fare un podcast? Da te, Biggio, io me l'aspetterei questo. Anche l'imitatore era quello che faceva me. Io non c'ero. Io c'erano due imitatori di Simone, due imitatori di Simone, tra l'altro, e uno per Nicola. Uno per le battute... Esatto. Uno per i rumori e uno, esatto, ma che se sente. E poi è limitato, esatto. Poi Rocco Tanica era quello vero. Io ero quello vero, ma era il mio gemello buono. Però ero sempre io. Era come, capito, come doppio di Jojo, capito? Era una roba, Stefano, simile. Non ci sto capendo più niente. Chi era? Allora, era l'idea oscura. Io ero doppio. Lo stai spiegando come Soul Calibur, spiegagli come se gli spiegassi Soul Calibur. Oppure se vuoi la spiego come io spiegherei Altered Carbon. Ho risolto Altered Carbon. Queste cose. Esatto. Niente, quindi ragazzi, io raramente dico faccio cose, però, cioè faccio cose in generale. Raramente esce anche il Retrocast. Però stavolta c'è Rocco Tanica, quindi abbiamo dopo Marziano, che è un VIP. Di che cosa minore, avete parlato, un VIP serio. Di videogiochi. Abbiamo parlato di videogiochi. Tra l'altro era l'uomo più scazzato del mondo. Ma sai che l'ho riascoltata. Perché la patch di Flight Simulator gli ha scazzato, era uscita quella sera, gli aveva scazzato il gioco. Lui era perso perché non riusciva né a disinstallarla né a sistemare il problema. Sì, stava sbroccando col coso, sì, infatti. Poi ho cercato informazioni, però poi ho visto che è riuscito a giocare. Sclerando, ma come va? Hai detto cringe. Oh ragazzi, scusate un secondo. Attenzione. Dibbe si è abbonato per 27 mesi e oggi anche il compleanno. Auguri! Auguri! Auguri. Adesso ragazzi abbiamo capito, cioè io ho studiato tutti i canali, cominceremo la scalata verso il successo di Free Playing. Ho studiato tutti i canali di successo, appunto, e ho scoperto che tutto basato sul ricatto, quindi Dibbe ha ricevuto gli auguri perché sono 26 mesi, se erano 25 dispiace Dibbe, non potevamo farteli, quindi se volete gli auguri su Free Playing almeno 25 mesi dovete essere abbonati anche agli altri podcast, cioè esatto. I ragazzi di NG Plus, se vogliono che parliamo di loro, i ragazzi di Carcassa, esatto, tutto così. Volete tutti, postare un... cioè se volete, e tanto l'abbiamo già nominati tutti, se volete che diciamo ragazzi ascoltate questi NG podcast Plus, se volete che vi nominiamo. Tra l'altro Bruno, ci hanno invitato insieme o ho sentito male? Io ho sentito che invitavano me. Solo Bruno.
qualcuno, solo da domani c'è poi qualcuno si è sentito in colpa, un mese, un messaggio, eh? Esatto. Comunque, come quei bambini piccoli, 25 mesi, che carino questo bambino, sì, esatto, quanto ha? 78 mesi, esatto. Questa cosa io quarti di ottavo di anno, dici, dopo il primo anno, se dici così c'hai un problema grave cognitivo proprio. Non so, sì, no, secondo me è molto strana, non ho capito mai da cosa. Comunque dicono quanti che Fabio quanti mesi ha Viola? Ormai siamo veramente 150. Fammi pensare, sono più di 70. Scusa, Mirko, c'è una lamentela già dalla chat del nuovo corso di Free Playing. C'è Carmine che dice: ma Free Playing sta diventando come OnlyFans, devi pagare per essere sì, ragazzi. Che rispondiamo? Così, qui sì, ci hanno dimostrato che funziona. Anzi, che più te la tiri e più la gente ti dà i soldi, quindi noi applicheremo sì, lo stesso. Sì, guarda che basta quello, non è che sì, fino adesso uno lo fa, cioè, invece gratis, di premiare qualcuno che capito sono anni che lo fa, sì, che ci sta eccetera, premiano lo facciamo noi. Sì, no, che no, ci basta sta, community che fa, di amici, combatte con sta, voi, esatto, vi scrive, vi fa entrare in chat, vi scrive, vi parla in privato, viene a pranzo, a cena, viene alle feste, non come gli altri che fanno i VIP. Esatto, cioè, volete parlare 20 minuti su Skype con me, sono 5.000 euro. Sì. Cioè, no, adesso lì ci crediamo tutti sto cazzo, quindi vogliamo soldi. Noi siamo là, cioè, a Bologna, cose, cioè, esatto. A me è successo una volta a Bologna che stavamo lì, che uno, ti ricordi, quel ragazzo ci ha fermato, sì, sì, ci sei, salutaci, cioè, ma voi siete qui di Free Playing? Ha borso la vita. Esatto. No, quello che due persone ci hanno riconosciuto, ben due, cioè, riconosciuto, ci hanno fermato, cioè, sì, una ero sì, io, l'altra era, e uno era mio. Ha detto: ma voi che cazzo ci fate? Guarda, va via dei coglioni anche qui. Alessio era lì in un angolo che leccava il coltello. Scusa, Simone, c'è un'altra lamentela in chat rivolta a te. Ecco, che dice: ma che sta dicendo? Di cosa parla? Mi ha pregato lui per incontrarci a Prato. Attenzione, Simone. Tra l'altro, io ho fatto piedino tutte e due le volte e lui tutte le volte ha fatto piedino. Niente, continuava a parlare come se niente fosse. Tra l'altro, uno che mantiene la plomba così mentre ti fanno un piedino e... Che poi quando calzi, Simone, uno era la polizia, la 46 senza tetto, la faccia. Anzi, chiamalo piedino, ha alzato il tavolo. Tra l'altro, vorrei farvi vedere i miei calzini di sto sito. No, ecco, perché già mi sento... ci sarà Come si chiama il pesce gonfiabile? Banda. Vanda di Mario, Alessio, di Mario. Allora la sa Alessio. Ma chi è Alessio? Come, no, è una domanda seria, ha un nome sicuramente. In realtà non Alessio, me lo ricordo. Alessio, si chiama Alessio. Si chiama Alessio. Si chiama lei, allora io lo chiamo Alessio. Va bene. Io vorrei commentare anche la genialità che hanno espresso in chat di scrivere gli anni di Bruno in numeri romani. Ah, l'ho scritto io, sì, che si scrive un numero 300 MCMCMC. Devi smettere di cambiare nickname, Stefano, che ogni volta non ti riconosco. Chi vuoi che sia Stefano B nella chat di Free Play? Scusa, Stefano Benne, il nostro Stefano Benne. Cioè, ho fatto un cambio nick da quando è per mettere il mio nome per essere più da chi riconoscibile. Chi scappavi, Stefano, da chi ti vuoi dei nascondere? Dei creditori. Che creditori, che stai in Svizzera? Come Paperino, appunto. Esatto, come Paperino. Dice che lo stipendio. Scusa, Paperino, però Svizzera... cioè, è stato il nostro incontro, Alessio, vuol dire che dentro Mantova si è sentito Paperino. Faccio una rappresentazione dell'incontro. Paperino e lui si è girato. È andata così, Mantova piena, il palazzetto pieno, io ho fatto Paperino, lui si è girato con gli occhi, è lui. A me Simone aveva detto: stai attento che arriva senza pantaloni. La nostra rosa per riconoscerti. Dicevi, Bruno, scusa. No, dicevo, Stefano, adesso vanno dato stipendio minimo 10.000 euro al mese in Svizzera, quindi che credito magari, c'è scappato. No, come purtroppo... Bruno, così scusami, Stefano, finisci, devo dire una cosa. No, che purtroppo quello stipendio minimo lì è solo in certi cantoni. Tu dove sei? Nella cantina invece, non io a sono Canton Zurigo, quello riguarda Canton Ginevra e altri due che non mi ricordo. Ma hai mai sentito Canton Ginevra? Ma te lo stai inventando adesso? Questo è Geopoli che non esiste. No, c'è Canton Zurigo... che è quello dove c'è Bigio, ma non eri nel canton Svizzera, Canton, no, non esiste canton, c'è il canton Svizz
Svizz, vedi? Però non è che si chiama Svito, in Canton Svito. Quindi a te quant'è stipendio minimo? 300.000 euro al mese? No, qui non c'è lo stipendio minimo, quindi per assurdo è infinito. C'è il massimo, esatto. No, magari, cioè, magari. Quando metti zero, capito? Quando metti zero, no, no, cioè nel senso che scrivono in chat che sei del Canton Sardegna. Esatto, io personalmente sono Canton Sardegna. C'è il colpo di classe di Google. Biggio ha preso una cantonata. Mamma mia, a me piace. Sì, a me piace, ma io lo bannerei comunque Natale Google, per sicurezza, perché è Google, non per altro. Lockdown all'italiana. Comunque, se esce in qualche servizio streaming, io lo vedo. No, andiamo al cinema. Facciamo una serata. Facciamo una serata, bravo. Sì, io lo venite al vedere, cinema, fate le Marche. Vedere, esatto. Non ne ho mai visto uno. Ha battuto Eve Scara, per favore, che era bellissima. No, che Simone ci sta, guarda, ci stiamo ancora lavorando su quella. Ma c'è su YouTube, così la facciamo sentire proprio. No, cioè, ma adesso noi ci mettiamo con calma tutti i giorni, una mezz'oretta dopo pranzo, allora, e la spieghiamo. Lo ha annunciato il presidente del Che non è vero che io devo rimanere chiusa qui dentro con te. Già parte già allegria. Sì, sto già ridendo. Grande rivincimento. Come ce l'hai lato B discreto? Come Jennifer Lopez? Esagerata, no, come Diletta Leotta. Aia, mi sembri accorduto. Ah, scema, e basta. Come funziona? Te mi metti le corna, io via i pizzi. Secondo te quando riaprono i parrucchieri? Prima di maggio non se ne parla. Ma è una tragedia. Non posso stare con le corna e la ricrescita in testa, è troppo. Il mondo là fuori sta cambiando. E dopo non sarà più come prima, ricordatevelo. Che attore è questo, Fred? Madonna, se vedi che non si distingue quando fa un film, striscia la notizia o la pubblicità delle emorroidi. Cioè, tutto uguale. Io me ne vado. Giovanni, io me ne vado. Ma il virus rimane sulle superfici. Non c'è la cosa che è esclusiva del cinema, quella super battuta. Ma secondo me l'ha inventata Ness mentre la raccontava. Allora, però dai, tu mi fai i corna, io mi piglio le pizze, è bellissima pure quella. Terribile, a Roma lo diciamo spesso, conoscendoci tanto spesso. Penso che sei già noto massone, esatto, che vi conoscete tutti. Poi tra l'altro, vabbè, poi ne parliamo. Vi ricordate il film che era uscito con gli acchetti sulla massoneria? Come cazzo si chiama? Ordine mondiale. Io quello un giorno mi prendo la febbre lo guardo. Quello c'è su YouTube tutto, era stato caricato lì. Sì. Beh, così lo sapevano tutti. Come Dreamland, io ho scaricato e lo tengo gelosamente sul mio hard disk. Dreamland, bellissimo. Era quello col pugile. Sì, con Marco Balestra che faceva il coso lì, l'arbitro, bellissimo. Ah, ma c'era anche coso Franco Colombo. Sì, ho trovato lo spezzone. Siete contenti? Madonna, sì, Madonna, meglio. Alle volte vado a Pescara. No, funghi. Così, non me la ricordavo. Così fa ridere. E cazzo, cioè, ma va culo, fa ridere. Ma vabbè, è il principio, sì, ma scusa, l'abbiamo capito. No, tutto. È molto meglio a caccia a Pescara. Ah, caccia e pesca, caccia a Pescara. È come c'è sotto un cannone, cioè, che... ma quella fa ridere. Appunto. Ma io vi ho appena mandato un link importante. Ho comunque risolto grandissimo l'italiano. Ho visto. Comunque grandissimo Mirko che si è mutato le cuffie, quindi non ci sente ma può parlare. Però può parlare. È bello, sì. Ha mutato tutto Mirko. Mirko ha mutato tutto. No, ma si è mutato anche il microfono, Mirko. Si è mutato tutto. No, non vede. Non vede, cosa sta facendo Mirko? Mirko, no, si sta guardando, il trailer, ecco con tempesta addosso. Mirko, cosa sta facendo? Scusate, sì, stavo guardando un attimo il trailer. Che eri muto, stavamo parlando di te. Ti facevamo i segni. Esatto, hai visto i segni, l'alfabeto. R era così. Sì, esatto. Questa era S. Quella era S. Abbiamo detto Misco. Misco. È per quello che non ho capito. E lui, esatto, ha detto, chi è questo Misco? Chi è questo Misco? C'è un Misco nel mondo che sta a fare, ma chi cazzo è? Mi fischiano le orecchie. Ditemi, allora, cosa è successo? Parliamo di videogiochi. Sì. Allora, parliamo di videogiochi. Grande sito. Qui sta il...
Abbiamo... Ah, ci siamo persi l'altra volta. Ci siamo persi il Tokyo Game Show. Ma ci sono cose secondo voi che... No, bellissimo, che vale... Qualcomm che gioca Resident Evil 8 ma senza monomi screen, che è stato bellissimo. La sapete sta roba? No, no? Dici. No, hanno giocato, c'era il tipo il talk di Resident Evil 8 in cui inquadravano la gente che parlava e davanti a loro c'era qualcuno che dicevano che stava a giocare Resident Evil 8, ma appositamente non l'hanno fatto vedere, quindi c'era questo qua che giocava e non si vedeva un cazzo. E a che giocava? Beh, cioè giocava da solo? In teoria Resident Evil 8, però... ma nessuno lo sa. Ma c'erano dei commenti nel frattempo, tipo, sì, ah, meraviglioso. Oh, wow, toi, sì, okay. Date, oh, ah. Goes, goes. Oh, goes. Bellissimo modo di presentare un gioco. Mamma mia. Mamma mia. A proposito, sono uscite proprio, ho visto, non so se l'embargo è scaduto oggi o ieri, ma sono arrivate le prime PlayStation, oltre a oggi. Le Xbox Series X e Series S, sono arrivate in giro le PlayStation 5, in particolare si è visto qualche video di... Praticamente è grossa metà come della macchina mia, da quello che ho capito. Troia, sì. E insomma, hanno detto un po' di robe, tipo che sono silenziose dopo un'ora e passa di gioco a quel capolavoro di... All'inizio era silenziosa pure PS4, comunque. No, con certi giochi... certi giochi saliva, mi ricordo. Adesso non la smette più di farlo. Esatto. Poi hanno giocato a quello e Astro Room PDP. Scusate, sì, devo fare un'altra cosa. No, okay. Poi hanno detto avevo mutato PDP, si è sbagliato. Allora, e poi hanno che altro hanno detto? Hanno... Vabbè, il pad dice che sembrerebbe pesare poco, anche se fondamentalmente, cioè pare che sia bilanciato bene. Io sta collando, cioè... Panico, fermi. Che cos'è? Mi è accesa la televisione, scusate, non mi vedo più. Ma come ti stai accendendo? Ho schiacciato il telecomando col culo, che ti devo dire. Vabbè, ma ti tieni il telecomando a fianco come telegi. Vabbè, siamo sul divano. Ce l'ha con il culo, quindi si è messo seduto. Senti che si sono rumori. Dicevamo, l'altra notizia è che appunto pare che sia non pesante, che funzioni bene, che insomma riesca... il pad. Ah, ok, il gioco, coso dice che c'è un sacco Towerfall lì, pare che abbia un sacco di minuti di carica, secondi di caricamento infiniti. Ah sì? Chiaro. Sì, dice che comunque da quando muore a quando respawni, cioè, sì, c'hai tipo un minuto di attesa, 46 minuti. Sì, tra 30 secondi e un minuto, dipende da cosa stai facendo, se passi in un ambiente all'altro, se muori, respawni, insomma, quella roba. Ma è così bello che Godfall 1, capisce? Giustifica, sì. E poi la cosa figa, che quella che io, cioè, che mi fa pensare, che dico, ok, magari non al lancio, però la potrei comunque prendere, è che le alucce, tutta quella roba lì si stacca sì, e rimane la parte sotto, che è molto più è abbastanza più piccola, si vede la ventola, che è una ventolina non tanto grande, e lo slot. Cosa? Cioè tu la prendi e la apri come una cosa? Certo, la tieni aperta. Sì, si tolgono. e diventa solo un Netgear, diventa una cosa bella, esatto. si mette a volare con quella roba, che fa? Ma la cosa è che mette le infilite, no, sai cosa? E ti lanci su in fase di gridando Godfall, lo so, se muori ce la faremo. Però è vero, te le puoi mettere agli avambracci, tipo, certo, tipo eroe dei manga, sì. Con questo scudo nessuno mi toccherà. Tipo quando ascolta, tipo Matteo, che da poco che sta a casa da solo, gli serve un vassoio, con quella ce n'è due. Il caffè. Beh, sì, così puoi mangiare. No, la cosa bella è che si spera, almeno io spero. Ma quindi tu hai visto i video degli influencer giapponesi, Simone? No, ho visto. Che... Guarda, c'era su Multiplayer, hanno fatto una raccolta di tutta queste robine. Ma mentre non è Multiplayer. Oggi gli scadeva l'embargo, però loro stando 7 ore indietro, da loro è primo pomeriggio, quindi magari. Sì, tra l'altro, a vedere le thumbnail, cioè le miniature dei video di YouTube giapponesi, cioè YouTube è lo stesso in tutto il mondo, pure in Giappone fanno le facce scime. Coglione, vabbè, ma le faccio buttare. Sorprese, i giapponesi ce l'hanno di base, ogni cosa, quello in gli effetti, viene spontaneo. Siamo noi che l'abbiamo copiato, tranne quando fanno le flessioni al lavoro. PS5 silenziosa, prime impressioni su... Comunque scrivono in chat, giustamente, il nostro utente bamnato diceva, vabbè, provano i giochi vecchi, grazie che è silenzioso.
Godfall è un gioco vecchio. Godfall è nuovo. Allora hai scritto Tower male, tanto God, non l'ho chiamato prima. Sì, Tower. Ma questi qua praticamente gli hanno dato PS5 per un mese abbondante prima senza giochi. Tra l'altro pare che non sia neanche per le foto, pare che non siano versioni definitive della console, cioè è una versione 1.0, tipo 0.5, e potrebbero non essere definitive, infatti hanno vietato alcune prospettive per la foto. Sì, sì, hanno vietato delle prospettive per le foto, sì. La cosa che io spero... Che c'ha una ragione. Le foto non la puoi fare... Perché le foto solo dall'alto. Da alcuni versi, sì, solo dall'alto, così. Ma della PlayStation scritto Wanderlust di PlayStation 5. Ah. Però la cosa, cioè che dicevo, la cosa che mi aspetto è che qualcuno tra Ori o qualcun altro si metta a fare delle clan, delle coperture, c'è delle alucce che si possono... Tipo le cover dei Nokia. Più belle. Ma infatti... No, che la comunque facciano dicono, diventare aspetta, una bella. Dicono sì, in chat che non gli hanno dato la PlayStation 5, sono andati in un posto per provarla qualche ora. Io non l'ho detto, hanno provato qualche ora la PlayStation 5. E quindi si vedono questi video, si vedono un po' di robe. Io infatti, guarda, sono molto curioso di vedere quelli che si lamentavano dell'estetica, che toglieranno le ali, insomma, i pannelli laterali bianchi, e ce ne metteranno quelli con i tatuaggi, oppure una bella pecchetta sopra con Crash Bandicoot. La cosa bella sarebbe, no Mirko, a parte che quello lo venderanno sicuramente in qualche special edition, cioè, la cosa bella sarà se qualcuno se la inventa diverse, cioè con gli attacchi uguali, ma che diventa una console normale. Quello sarebbe del modding così selvaggio. Quello io mi aspetto, cioè quello potrebbe essere veramente una motivazione per me di acquisto prima di una Slim. Quindi adesso appena usciranno tutti gli articoli. Ah, questo ragazzo ha accomodato la sua PS5. Ha fatto la PS5 di Fallout. Ha risolto. Comunque dicono che ci sono i complottisti che dicono che non hanno provato la PlayStation 5 perché nei video si vedono le lucine spente. Addirittura. E quindi in realtà giocavano col PC sotto, però facevano. Beh, hanno detto pure che Biden c'aveva l'auricolare. Hanno detto proprio che Trump c'aveva il Covid invece. Ah no. Era un modello 3D. Non si è capito se è vero. Tra l'altro dice che lunedì già esce dall'ospedale. Ho letto l'ultima. Si esce fuori male a casa, però, ragazzi. Sei uscito per Berlusconi. Una quarantena gli avranno fatto. E far fare. E, mamma mia, comunque stesa in orizzontale è bruttissima quella, mamma mia, e invece in verticale è brutta, acquista proprio in verticale ancora ti acquista proprio in orizzontale è proprio una sembra cosa una vongola caduta, sì, no, una roba, mamma è come mia, la piscina quella... di Mastella forse quella Only Digital è un pochino meglio, però insomma vabbè, non facciamo, poi me ne stavo uscendo con cose un po' brutte da dire, però è brutta, ragazzi, è brutta, ci possiamo dire che ci pare, è brutta. Dicono che è silenziosa, dicono che sì, che è simpatica. È simpatica, un tipo dice che Astro Room lì il gioco è preinstallato, comunque chiaramente non è Super Mario, cioè, o forse è Super Mario tipo New. VR era molto carino, quindi se sono sempre loro magari cioè alla fine c'è. Preinstallato lo butti, cioè, butti dentro, ti guardi un po' delle cazzo, sono dei peli. Che cazzo sono dei peli pubblici esatto, dico, mi manca una costola, scusate. E quindi il discorso è che pare promettere bene anche su Xbox Series X. Io continuo a dire che è molto molto più bella come design. Sì, abbastanza. Eppure mi piace vincere facile, però insomma molto proprio. Pure per adesso, cioè, anche di Xbox Series X parlano abbastanza bene. Stiamo un po' a vedere quello che sarà. E comunque sta cosa che ci stanno tutti i giornalisti in fibrillazione per queste console, mamma mia. Infatti hai aggiunto questa cosa, tutte le fotine dei giornalisti sdraiati con le console. Bruno, avevi aggiunto questa cosa alla nostra scaletta. Ma questo è un po' un costume che si sta diffondendo negli ultimi. Sì, no, ma dico ci lamentiamo di Geoff Knightley, però poi alla fine grande Geoff.
È vero che poi alla fine queste cose, magari anche la foto di Fossetti sdraiato con l'Xbox, sono un po' serie, un po' ironiche, però mamma mia, è proprio una... Sì, perché poi il controargomento è che è sempre tutto a favore della viralità, quindi magari fai la cosa scema apposta, così la gente ci fa i meme, i fotomontaggi, eccetera. Però c'è, oltre alla viralità c'è un po' di dignità che sarebbe, insomma... No, no, quella non esiste più. Però, non so, esiste più, perché tanto in generale non è non è un attacco per personale, cioè, perché di vabbè, tutti anche che Fossetti è stato ospite nostro, bravo, grandissimo, però no, ma guarda, alla fine, cioè, se ti pagano in generale lavoro, va bene, però no, sta cosa che... Ah, è che fare giornalismo oggi è così, purtroppo è una cosa, no, ma neanche, non è neanche un fatto di, cioè, proprio sta cosa che è tutta... Ah, ragazzi, ci è arrivata, ci sta arrivando, l'abbiamo vista, l'abbiamo toccata, cioè, è uscito anche l'articolo su Multiplayer che non so chi l'ha assaggiata, vi diciamo che sapore ha. Madonna, cioè, quando è partita male quella cosa con le cartucce della Switch, mo lo fanno la sì. Ma mi sa che mi è passato tutti prima, l'ho fatto, Poi vabbè, dai, fa parte del gioco, però sei un pochino cringe, ma ha lasciato un po' così. Ma io vorrei, ma ecco, adesso l'ho sempre fatto anche tu, esatto, lo vorremmo provare anche noi quella sensazione, vero? Se ci pagassero, cosa, sì, certo. Ma è la prima cosa, cioè, se dicono che piccano le cartucce di Switch, si deve provare. Cioè, non è si deve provare. Sì, devi vedere questo gusto che... Ma cazzo, ma come fai? Ma era così disgustoso. Di nuovo mi fido. È brutto, non è bello, un buon sapore. Non è un buon sapore. Non l'ho mai assaggiato. Mi metti una punta di lingua, lo senti subito. Comunque, una punta, dai. Ma è quel sapore tipo come gli hentai che dicono: ah, fa schifo, esatto. Però mi sembra proprio schifo. Sembra peperoncino, non riesce a fermarti. Il peperoncino è buono. Quando voglio, e vabbè, abbiamo commenti da fare, a parte il fatto che il giornalismo videoludico non esiste, no. Non direi che ci preoccupiamo, esatto, okay. No, ma non vorrei far passare sto messaggio, però mi ha lasciato un po' così, poi fa parte, ripeto, fa parte del... Poi se ti pagano, se viene su e ti dice: oh, ti do 500 euro se mi fai subito, cioè, se vengono da me, che la dignità, boh. A parte che poi non è un discorso di... Per la grande S, voglio dire. Io penso non è un discorso della dignità, un discorso che, ripeto, mi lascia un po' così, perché ormai io ho un'età che cioè, al massimo mi entusiasmo se mi aprono un cantiere davanti casa, che vado a vedere la mattina, se esce la PlayStation nuova... Ma Bruno, il discorso è legato... Secondo me il discorso della dignità è legato a come reagisci, non è... Lo sai che io sono il primo... che fa il coglione tra calzini e altro, cioè che comunque si espone in una certa maniera calzini, l'avete visti prima i miei calzini, cioè calzini, il discorso da il discorso è sempre come le fai le cose, capito? Quando tu sei palesemente al servizio di qualcosa e però non lo palesi, appunto, e lo fai diventare una roba elita, cioè quel tipo di comunicazione a me non piace, e non è una questione di stiamo nel gioco, perché nel gioco ci si può stare anche con un po', appunto, dico io, di dignità o comunque di neanche professionalità, di saper stare da una parte. Si può sbagliare, ma quando è tra Sekiro, vi ricordate, insomma, da sto vaso, c'è una roba che ormai è almeno un annetto che è così proprio pompata. Era successo da Sekiro. Era Sekiro, mi pare, che facevano le foto dei download, che stavano tutti davanti alla console col download dietro, mentre stavano aspettando. Vabbè, le grandi uscite... Ma ragazzi, sì, però questa Fabio è un discorso di esclusivo, è un discorso diverso, Fabio, nel senso che te adesso c'hai una console un mese prima, e tolti appunto i dati tecnici di far immaginare alla gente come sarà avercela dentro casa, per un mese questi sono costretti, poraci, perché dico, a fare ogni giorno 1, 2, 5 video, 10 articoli su ste cazzo di console, che dopo un po' che cazzo devi raccontare, cioè uno scatolozzi, i giochi sono quelli vecchi perché i nuovi ancora non te l'hanno dati, non ne puoi parlare, no, c'è una serie di imbarghi pazzesca, cioè ragazzi, un mese devono andare avanti montando live per questa roba, è solo tosta, così, il senso di far parte della stessa comunità, di, comunque ce l'hanno loro, esiste, sì, però a un certo punto puoi dire: ragazzi, noi, cioè, se tu c'hai la direzione editoriale di un sito, dici: la pubblicità per un mese non la possiamo fare, cerchiamo di trovare una maniera di fare contenuti. È praticamente
la tecnica che usano gli youtuber, no? Di farti sentire che comunque chi ti comunica quella roba è un tuo amico, fa parte della tua cerchia, sì, eccetera, eccetera. Sì, sì. Quindi loro non possono fare. Comunque, ragazzi, nel frattempo, grazie al nostro sforzo per un giornalismo videoludico diverso, abbiamo ricevuto una donazione da Riccardo C. Grazie, Riccardo. Che poi non grande, so se c'è noi. Non so se è per noi o per Game Loop, però grazie in entrambi i casi, Riccardo, tu sei breathtaking, caro, tu sei breathtaking. È proprio un... cioè, il discorso che faccio io è proprio di trovare un compromesso, nel senso si può fare tutto, però va fatto con un po' di qualcosa. Invece, ma alla fine io non ho neanche approfondito più di tanto, perché poi a me non interessa manco più di tanto di star a vedere la PlayStation quanto rumore fa, se fa rumore, se è buona da mangiare. Stai al limite della tua vita. Per questo magari, voglio dire, magari poi te lo vai a vedere e vedi che non è neanche niente di che. Non è niente. Però di che, sì, mi hanno passato un paio di foto, ho visto un paio di tweet, tutti così con la gente, ah, è arrivata, ah! Che mi ha fatto un po' la reazione di Bethesda, ah, Microsoft si è comprata Bethesda, ah! Che boh, non... Però sì, sarà colpa mia, ripeto, che sto molto sì, eh. Ma è quello lì, capito? Io mi domando adesso, perché io non credo fosse mai successo che ci fosse un anticipo così. No, lascia stare, Mirko, ma pure quando uscirà l'Xbox 360, la gente... No, la dashboard della Xbox 360, sì, convoglia una nuova esperienza al videogiocatore che finalmente... Sì, però un mese prima c'erano già le console. Sì, no, ma pure Wii la rivoluzione, PlayStation 2 che lancia i missili nucleari in Cina, ricordate? No, io comunque no, Bruno, le PlayStation 3 per sequenziare il DNA. Se ti ricordate questa eccitazione qua, comunque, se non c'è quando si lanciano le nuove console, è finita. Fabio, scusami, ma c'è al 29 di novembre, io la giustifico. Quando tu c'hai che fai le foto, quando esce di essere contento, no? Quando ce l'hai un mese prima e fai... No, non si può fare la foto di che è il prezzo giusto con... la comunicazione sì, io parlo di questo tipo di approccio, no? La comunicazione va benissimo, che uno fa un articolo, che uno fa un talk che ne parla due ore, va benissimo. È quello lì, sì, ma è che si è moltiplicata la necessità di creare quantità di roba per tenere attenzione all'interno, non è che è arrivato all'interno del mese quello che stai facendo, ma del giorno, per cui c'hai ormai i servizi fotocopia di ogni testata, capito, che a nastro ti parlano tutti dello stesso argomento, la silenziosità, che saranno dei punti che ovviamente dovranno toccare, perché devono toccare quelli per contratto. Ma quello l'hanno detto i giapponesi che l'hanno provata, quindi vediamo, loro hanno detto che nel giro di un mese forse arriveranno anche in Italia, in Europa, si vocifera che nel giro di comunque il nostro due settimane ascoltatore ce l'aveva già, ci ha postato la foto del cartone che gli è arrivato a casa. Quella è una roba che gira su dice Bonavolante, dice dai, ma se non si è fomentato per l'arrivo della next gen, cosa devi essere, ragazzi? Ma il fomento, scusate, non mi spiego, il fomento va benissimo, io ho fatto un discorso a livello professionale, quello, cioè sì, quando cominci a avere quando cominci avere tra 10 giorni anche un'età e anche una professione. Tra 10 giorni tutti gli youtuber ci avranno queste cazzo di console e faranno 60.000 video sull'argomento. Se loro non riescono a pararsi prima di sta roba, chiaramente quella è la roba vincente, sono finiti, capito? Io l'ho capito perfettamente, bannato, però... Posso rispondere che però è triste il punto di vista, perché va bene il fomento, ma qua non stiamo a fare il fomento del tipo, sta uscendo una nuova console, chissà come sarà la grafica, chissà però, cosa ragazzi, faranno e chissà che giochi vedremo, ragazzi, ma è proprio la cosa di, vediamo come si attacca il cavo, vediamo quanto è rumoroso, ma che palle! Tu non hai mai visto gli unboxing, tutta quella roba là? Lui fa gli unboxing, è un'altra cosa ancora, ma anche li ho fatti per sfizio anche da voi, quindi è un'altra cosa, ma no, è un'altra cosa, perché lì è vedere il prodotto particolare, la collector, eccetera, che cosa c'ha. Qui stiamo ancora prima, non è cosa c'è nella scatola. Ragazzi, comunque... come sarà?
ma non come sarà il gioco, Bruno, come sarà la console. Sì. Comunque cioè, il nostro utente bannato ci ha detto che è tipo il wrestling o le espressioni facciali di Bucky, e secondo me se face, ecco, forse secondo me stiamo sbagliando approccio, non bisogna essere più professionale, bisogna proprio andare full, proprio che quando dici ah è arrivato la PlayStation, strappi i capelli, sì, sì, così non fa rumore. Bravo, no, ma, bravo, Bruno, ma bravo, cioè, questa cosa che poi dopo uno prende, e poi senza fare nomi, però poi prendi quelle persone, prendi quelle, le stesse persone che fanno quella roba e pensi che stiano facendo una riflessione, un articolo con un senso, sta roba non può essere, cioè quando io poi vado a leggere determinate recensioni, approfondimenti di queste persone e dopo un mese le vedo come lo stesso Geoff che fanno questa roba, ma io come faccio, ma pure a 20 anni, ma come Geoff faccio a dire capelli, ma cazzo che bello, cioè il vivere l'hype di una cosa, ditela a me che io compro i giochi solo per i trailer e sotto i tre vi ricordate tutti questi 8, ah è bellissimo, sembra vero, cioè sempre fatto questo puttana del, sono sempre stato puttana dell'hype, il discorso è che tu che sei una testata ma non giornalistica ma comunque di informazione in qualche maniera dovresti un po' stare nel gioco, ma starci con un dignità. Quando tu fai quelle robe, no, non c'è sta, secondo me, non c'è sta la dignità. Poi che voi la giustifichiate, cioè che mi spiegate cosa succede, io non è grazie, no, ma lo capisco perfettamente da solo. Cioè, il discorso che faccio è che come per The Last of Us 2, come per altre cose di cui ho parlato, che mi dite che io voglio solo parlare male, no, alla fine faccio una riflessione e dico cazzo, ma non si può trovare una via di mezzo tra vendersi completamente e vendersi anche mettendosi in prima persona il ridicolo e il essere Enzo Biaggi, il ridicolo, al di là adesso non è che Simon non è che commercia, no, per me se io ti seguo, se io sento quello che c'è da dire, se io sono interessato e poi vedo che fai una roba del genere, ciao, cioè non ti seguo, sì, io non ti seguo più. Ti ho capito, stai guardando dal punto di vista tuo che non è quello della massa, perché altrimenti tutta sta roba avrebbe chiuso, però il concetto è che secondo me a me quello che mi fa brutto è che proprio qualsiasi roba, qualsiasi analisi, un pelo più, ma io non è che pretendo manco di sapere più tanto, perché se mi parli a quanto è silenziosa l'Xbox o la PlayStation, che quando mi hai scritto i decibel a 38 anni ho la capacità di capire che non è un frigorifero, che ce n'ha 80 e non è martello frigorifero cromatico. Se intorno ai 40. Sì, ok, però facciamo adesso un vecchio il frigorifero tuo, Mirko. È partito il compressore. Ma anzi, da dentro è partito il compressore, aspettate. Per cui, capito, non è quello lì, partito, però quello che mi domando io a un certo punto è anche le reali problematiche che ci sono per la gente che vive di questa cosa nel dover fare un video in magari due ore, perché la console che è arrivata. Mirko, tu devi fare un video che acchiappi quel tot di click. Non devi fare, ragazzi, però, tu lo stai facendo nella maniera più facile. È un altro discorso. Ma non ce l'hai il tema. Ma Simon, ma in due ore tu ti puoi permettere di metterti a scrivere la sceneggiatura o fa lo storyboard? Io ho detto solo semplicemente che ci sono tante soluzioni che puoi adottare e si tende ad adottare sempre la più semplice. Io invece sono convintissimo che adesso veramente l'idea di Bruno sarebbe geniale. Ci arriva uno, prende la scatola di PlayStation, capisci che è diverso. Ci fica il cazzo dentro. Bravo, ma capisci che è diverso. Ma capisci che è diverso da mettersi, è chiaro, cioè stacchi talmente tanto, la tiri talmente in alto che ottieni lo stesso effetto e fai capire alla gente che stai facendo. Se tu fai così, come fanno loro, la tengono, capito, così, e fanno le foto, i capezzi, le cose. Te lo ricordi quando fanno col dito dietro, cioè, quella roba lì a me manda fuori di testa, quando poi magari appunto ci parli e pensi che siano persone che, siccome sono 20 anni che fanno questo, abbiano un certo tipo di approccio, invece no, l'approccio è quanto mi danno, quanti click dobbiamo fare, lo so. Quanti investitori dobbiamo avere in pagina, questi facciamo quello che, e un pochino dico cazzo, però
cioè è solo questo, poi per il resto i meccanismi li conosciamo, e anzi forse l'ho sbagliato sono io che ancora si rompe il cazzo queste cose. Ma perché tu vuoi un tipo di informazione sul settore che non c'è, non esiste, perché non c'è manco più nessuno che la fa in quella maniera, cioè, no, io comunque come stavo dicendo prima, alla fine non so voi, io non è che mi sono stato a vedere i video, mi sono letto articoli, ho solo visto la foto, la cosa, ma quello è già spiegativo, bro. È fatta apposta, sì, no, però voglio dire, magari se poi ti vai a vedere il video, ti vai a leggere l'articolo, vedi che è fatto in una maniera, cioè come c'è il titolo clickbait, magari c'è pure la foto clickbait che è fatta per montare l'hype e poi invece ti vai a leggere, non lo so, sto mettendo le mani avanti, però ultimamente mi è capitato dall'altra parte, cioè che è capitato con mezzo shitstorm con un canale YouTube che seguo, e la gente si esprimeva così, senza aver mai visto niente, diceva ma questo è un coglione, così colà. E quindi trovandomi dall'altra parte, ho capito finalmente anch'io che questa cancel culture di questa sinistra che vuole male non sempre è mirata. E quindi così, giusto per dire che magari non è così brutto come lo si dipinge il diavolo, magari è più sfumata la cosa di quanto non crediamo. Vabbè, poi riandiamo su certi discorsi. Sì, infatti io passerei avanti, che sono già mezz'ora che stiamo andando. Io parlerei di YouTubers, ad esempio. Dai, che non ne parliamo più. E tra l'altro, cioè, quel poco che mi ero avvicinato e magari appunto, cioè che mi ero riavvicinato, che quel poco in cui ero rimasto presente, eccetera, sono partite le stesse dinamiche di 12 anni fa, di 10 anni fa, quindi ho detto Dio, no, usciamone subito, perché basta, non sono troppo vecchio per essere stronzate, però veramente non ce la posso fare. Comunque sarà diventato quello vecchio, raga. No, Fabio, io a 36 anni vedere Cerbero che litiga con Slim Dog, che litiga con Omia Toll, cioè veramente non c'ho tempo, nella mia testa non c'è. Dicevo di Bruno che non si emoziona più e del fatto che tu vedi quelli che si leccano le console, ti incazzi, tutte queste cose. Ma non è che mi incazzo, sono tutte occasioni perse. Io non ho capito. Sono perse, perché potresti fare... non ne parliamo adesso, parliamo del post puntata, perché magari poi... Trova il fanciullino che è in te. Ma io lo trovo il fanciullino, ma ragazzi, io ho piatto col Deku Dream, sono andato a fare... Cioè, ma a me me lo dite quando c'era il Deku Dream, ero emozionato. Il trailer di Zelda, cioè io sono il primo che si fa che non piange con Robocop, non si inculare da tutti. Biggio, dicono in chat che ti sente basso, alzo la voce. Ti sente basso? Perché alzati. Sono basso. Alzati sulla sedia. Il meglio seduto non cambia molto. Fatti sentire, sì. A voce alta. Però è tutto, sciogli i cani. Però è tutto, cioè il mio discorso è sempre un discorso che non è legato a com'è la situazione, ma legata all'opportunità, e ci sono cose che possono funzionare anche nel cialtronismo, anche facendo quello, però fare, come dice Bruno, fare le scenette esagerate, fare un certo tipo di approccio rispetto a io sono serio, ma sono chiaramente orientato a muovere determinate leve, a toccare determinati tasti, vaffanculo, perché un ragazzino dovrebbe crederci, o uno dei 25 anni dovrebbe crederci, uno dei 35, cioè quelli poi vanno su YouTube, perché quelli su YouTube sono molto più credibili di uno che lo fa da 20 anni e si improvvisa influencer, o comunque fa l'influencer così, cioè questo voglio dire, non c'è bisogno, ci sono gli YouTuber che fanno i pagliacci e guarda che fanno i pagliacci, tu che sei uno che lo fa da 20 anni ti potresti distinguere, perché non... quello. Ma no, il pubblico è Simone, ma quanti ci stanno a 35-6 anni che giocano con le console, che leggono multiplayer? Saranno tutti quelli presenti in questa chat in questo momento, cioè. E quindi che cazzo di pubblico, non lo vede manco nessuno qui in mezzo. Cazzo, però aprono, vedono i voti, comunque è una visita. Vabbè, comunque andiamo avanti. No, e so io che ho perso, cioè no, ma io capisco quello che dici, però è idillia. Cioè anche quello che provi a fare magari tu sul tuo sito, infatti me leggono in 40, cioè non so. Il multiplayer non potrebbe mai leggere, non potrebbe mai vivere di quello. No, ma non è pure lì, però ci sta un misto, cioè tu riesci a tenere quello che era la rivista cartacea di qualche tempo fa con un po' più elevato come stile, come
che personale, vabbè. Però riesce a metterci, che era quello che provavamo pure a fare su TV, certo, quando stavamo insieme, che uno facevamo le cose personali, le battute, però dentro c'era una roba che tu dicevi, cioè quel tipo di giornalismo è semplicemente che non le persone non ci arrivano a quel tipo di cosa. Ci sono un sacco di cose su YouTube che funzionano anche non italiane e sono cose anche semplici. Io faccio l'esempio di, perché è una cosa che mi piace, però il come cazzo hanno fatto di Slim Dog, che fondamentalmente è una cosa molto bella e divulgativa, ma è molto arriva, e se la vuoi smontare puoi dire vabbè, mi guardo i speciali sui DVD o sui Blu-ray di come hanno fatto le cose e le racconto, che la puoi fare semplice. In verità quello è un prodotto che non è banale, che fa ridere e che è divulgativo. Cioè, una roba del genere, io dico la prima che mi è venuta in mente, o anche per quanto a me non piaccia, sì, però, la scienza brutta lì, quello come si chiama, Barba Scura X. Cioè, però, esistono quelle cose, perché... oppure gli articoli di i 400 calci, quel tipo di blog, non sono 300, Mirko. Cioè, che sta cosa te la puoi aspettare dal piccolo, non te la puoi aspettare da multiplayer, capito? Cioè, non metteranno mai in ma se il blog fa più accessi in multiplayer al momento, però insomma no, è diversa la cosa, c'è che... 100 persone a multiplayer su. È che tu stai secondo me confrontando un tipo di informazione fatta che tratta di temi generalisti, roba abbastanza semplice così, però è fatta da persone che sono dentro quei settori lì, che comunque, e torniamo lì, è un conto, cioè se parli di cinema e lo fai in qualche maniera, perché comunque questi girano, cioè ce l'hanno la conoscenza del mezzo, hanno fatto i loro corti, hanno fatto la loro esperienza, e che non è bassa, non è da escludere per niente, quindi quello che viene detto sempre con cognizione di causa da persone che sanno di quello che stanno parlando. Torniamo lì, cioè non esistono lauree in videogiochi, non c'è, adesso le stanno lanciando. Sì, appunto, sì, vabbè, fammi sta zitto. Tagliamo questa risata di Fabio subito. Però nel senso, la maggior parte della stampa di un certo tipo sono persone che hanno magari conoscenza dei social media, che hanno fatto, hanno scienze della comunicazione, eccetera. Per cui ecco. Anche lì, quando io già ho recuperato sta settimana per i vecchi numeri di The Game Machine, eccetera, erano meravigliosi, perché era l'ingenuità totale. Ma io c'ero oppure ancora no, e per quello erano meravigliosi. No, non c'ero, molto, io allora ho smesso di leggerlo molto prima. Io sto su un Game Republic addirittura. No, però... Però nel senso che anche lì prendevano in considerazione, erano fatti in una maniera proprio banalissima, cioè non c'erano le recensioni in cui non c'era manco il nome del gioco in mezzo, ogni volta lo chiamavano con un titolo diverso, non si capiva di che cazzo di gioco parlavano, era meravigliosa sta roba, però adesso sì, non ne manca. Mirko, sono passati 20 anni, tanta gente, è la stessa gente di là? È la stessa gente che tuttora lavora in qualche maniera, capito? Qualcuno è riuscito a formarsi in qualche maniera, è riuscito a tirare su, qualcun altro è rimasto. Oh ragazzi, ma lontano un minuto, arrivo subito. Sì, ecco qua. Comunque, intanto, grazie Conigliastro che si è abbonato 13 mesi. Il Conigliastro si è abbonato. Ciao, arrivo dopo. Il dito in culo. Qualcuno è rimasto a fare la stessa cosa, che è passato dalle riviste da scrivere riviste a scrivere sui siti, ma ancora il gioco non ci sono esperienze. Io non conosco sinceramente gente. Faccio esempio Tagliaferri, uno che giochi li ha fatti. Io quando sento lui che parla di giochi, cazzo, c'ha una cognizione di causa spaventosa, ma quanti ce ne so così dentro le redazioni? Per cui è normale. Ma non parlo che... di quel sì, però no. Non è solo quello, Mirko. Però è sì, proprio sì, l'approccio. Perché se c'è uno che. No, ma appunto, ma l'approccio che te ti puoi aspettare è individuale, cioè quando tu devi tenere in piedi redazioni di 20-30 persone, anche di più, come ti diceva Fabio, dove con cognizione di causa ne possono parlare tre, o quei tre stanno vivono in live 24 ore al giorno e cercano di fare qualcosa e non ci avrebbero avuto tempo per fare altro, oppure ti becchi sta cosa, cioè è soltanto quantità, non ci potrai mai avere la cosa, però non è che per questo è una questione di dignità, che uno perde la dignità, perché adesso, madonna, non è che stiamo a parlare di
cioè è peggio chi parla di politica o comincia a dare opinioni sui vaccini, sulle medicine che funzionano, eccetera, senza aver fatto un cazzo. Questo alla fine rimane nel settore dell'intrattenimento, che amen, anche un'opinione sbagliata non cambia la vita a nessuno. Cioè prendiamo anche, diamo anche il peso delle cose di cui si parla e del tono, cioè... Vabbè, dai. Secondo me, ragazzi, il problema è che noi guardiamo a questi siti come se fossero l'evoluzione naturale delle riviste che leggevamo, e in parte lo erano, almeno Non lo sono più. Appunto, a questo volevo arrivare. Non lo sono più, ma noi probabilmente 30-40enni iniziamo a pensare che... cioè, continuiamo a pensare che lo sono. E non ci rendiamo conto che non solo, come abbiamo detto in passato, non siamo più noi il loro target, ma neanche loro sono gli stessi. Al di là delle persone che ci hanno lavorato 20 anni fa e che ci lavorano ancora, è proprio il tipo di lavoro, il tipo di comunicazione, il modo con cui oggi si fa la recensione, lo speciale, l'anteprima, eccetera, è tutto diverso. E semplicemente non possono più dare quel tipo di informazione lì. Anche come diceva Fabio prima, effettivamente il portale piccolo che fa l'analisi come la cerchiamo noi è una cosa completamente diversa da quello che cerca il grosso del pubblico, e che quindi loro ovviamente gli danno grandi mani. Una volta andavo in fiera e vedevi tu il video e poi stava le tue parole a descrivere che cazzo erano. Io mi ricordo quando era, che era Oblivion, no? Quindi sono passati 12 anni, 13 anni, forse pure un po' di più. E tu non c'avevi modo di vedere sto cazzo di Oblivion se non attraverso le parole di chi ti scriveva sulla rivista o te lo scriveva sul sito, quindi leggevi magari pure delle cazzate. Però adesso vai su YouTube e trovi 87 trailer, è completamente inutile. Infatti, e poi appunto come volevo dire prima, il discorso è che neanche stanno più a fare l'analisi pensando l'analisi, sai, gli articoli sul futuro. Io una volta mi ricordo sulle riviste c'erano chissà cosa vedremo, chissà che mondi enormi potranno fare, quante innovazioni potranno inserire nei giochi, quante cose si potranno fare che prima erano impensabili. Cioè venivamo da A per saltare, B per correre, e all'improvviso iniziavano a esserci mondi da esplorare, le statistiche, tutte robe più complesse di quello che veniva prima. Oggi questa roba è quasi scontata, e quindi fanno più bordello sul... Tra un po' vi muto brutalmente. Chiudo. No, ragazzi, io in realtà volevo fare giusto la battuta così per en passant, però mi sa che dobbiamo un po' tirare le redini. Fai la battuta e andiamo avanti. No, la volevo fare quando ho messo l'argomento. Ma l'ho fatta, ne ho fatte tante. Basta. Allora andiamo avanti. Crunch in quel di CD Projekt Red. Allora, hanno detto che da oggi, cioè da ottobre, all'uscita del gioco, le giornate di lavoro saranno 6 su 7 da 36 ore l'una. Sì, non si è capito esattamente di che lunghezza, però insomma saranno da 5 a 6 e di corsa, perché dobbiamo fare il crunch, CD Projekt Red ha promesso la divisione del 10%, non mi ricordo. Leggevo però che sta roba è da loro, è una roba che fanno sempre. Tra l'altro pare che questa roba dei 6 giorni sia partita già da diversi mesi, non è una cosa che adesso è obbligatoria, diciamo. Prima era consigliata. Però è quel consigliato di quando sei sotto parole, diciamo, quindi insomma. Ma infatti sai che secondo me noi italiani sta roba la capiamo un po' meno, perché io penso che tutte le persone che conosco fanno straordinari non pagati. Sì. Eccolo, totale. Io faccio 6 giorni, infatti la prima cosa che ti ha da dire, vabbè, che problema c'è, io faccio. Io quando stavo in agenzia c'era gente che lavorava tranquillamente 20 ore al giorno. Ma infatti la prima reazione che ho visto da più parti è stata: ma che cazzo si lamentano questi? Chiaramente sto scherzando. E il problema vorrei dire, cioè c'è gente appunto che si chiama il crunch, il non crunch è una merda, per carità, non è la normalità, però però ragazzi, faccio l'esempio mio lavorativo degli ultimi 3 anni, questo sarà attenzione a quello che dici. No, esatto. Semplicemente la settimana per un e Alessio te lo può dire, io Alessio forse siamo quelli un po' più che lo sappiamo. Per un negozio, la settimana del 24, diciamo dal 1 dicembre al 24 dicembre,
ti crea il fatturato dell'anno, fondamentalmente. Sì, sì. Quindi, te lo dico pure io, sì. Esatto, esatto, pure tu. Allora, in quel periodo ormai lì, è membro fitto da negozio, sappiamo. È membro e basta. Esatto, non esistono, cioè, senza stare a specificare chi, dove, come, però insomma, giorni di riposo, permessi, cioè, non c'è niente. No. Non c'è niente perché si lavora per l'obiettivo, che è quello lì. Poi dopo ci si rilassa, si fanno le ferie, si fanno le cose. Il che non significa che la gente non vada trattata con umanità, e io sono il primo, lo sapete, quindi io sono d'accordissimo se c'è qualcuno che si lamenta. Anzi, il discorso che volevo fare io sempre riguardo a queste notizie quando escono è che uno dovrebbe essere un amico caro, o un fratello, o un familiare di qualcuno che lavora in CD Projekt, che non lo sai tu come sono trattati, come funziona. Sono talmente aleatorie le notizie che magari uno ha rosicato, l'ha detto, non perché non sia che sia sbagliato, cioè che sia sbagliato lamentarsi, però dico, magari è una cosa che è stata rilanciata, che poi sempre fa parte dell'hype intorno al gioco, delle notizie. Uh-huh. Sì. Vabbè, esatto, perché se tu pensi nel cinema, ma quanti lavoreranno timbrando il cartellino? Zero. No, sì, appunto. In realtà ci diceva Angelo Pesce che nel cinema sono molto più sindacalizzati rispetto a quello che dipende da che cosa fai. Sì, dipende dagli attori, se sei attore, se sei tecnico, se sei camera, come al solito. Sicuramente ci saranno sfruttamenti anche là, però almeno là qualche mezzo sindacato ce l'hanno. Nei videogiochi invece proprio zero. Nei videogiochi non solo non c'è, e poi il crunch in quel campo, io penso sempre una cosa, che il crunch fisico sia una cosa brutta, ma che comunque c'ha un sono stanco, dormo, mi riposo e bene o male la porto a casa. Il crunch psicologico secondo me è molto peggio, o comunque molto più rischioso di quello che ti può portare poi alla fine, quindi è anche da prendere con molto più attenzione sempre, secondo me. Quindi la questione è, purtroppo, nelle situazioni a ridosso del lancio, a ridosso è sempre così, perché poi ti ricordi Rockstar era uguale quando ci fu GTA 5, che la gente stava, sì, ma le ragazzi mogli. Ma una produzione del genere è inevitabile che ci abbia il momento proprio, però anche lì non puoi nemmeno arrivare a giudicare una produzione intera dagli ultimi mesi, per quanto possano essere stressanti e tutto, perché magari sto Cyberpunk sono 6-7 anni che ci stanno lavorando. I primi 3 anni non è che hanno lavorato rilassati, di più i 2 anni e mezzo, e io ve lo dico per esperienza, perché conosco diversa gente che ci lavora nell'ambiente, e ti dicono tutti, quando un progetto è così lungo, te lo sai che metti 4-5 anni, saranno 2 tranquillissimi, 2 normali e 1 da morirci magari, però devi fare fai una media. È chiaro che magari anche persone che vengono assunte all'ultimo, perché molte volte queste cose qui vengono rilasciate, questi commenti vengono rilasciati da persone che vengono assunte all'ultimo per dove dà una mano, una sistemata proprio alle cose che non funzionano. Quindi non è che chiaro che sia una produzione, anche perché è controproducente tenere persone in crunch per anni, cioè non ha senso. Ma il problema è che in questo caso, cioè, a parte che avevano promesso che non avrebbero fatto crunch fino alla fine. Sì, vabbè, ma bisogna e poi sempre quello che cioè, adesso l'hanno reso obbligatorio, ma non significa che prima non lo fosse. Quindi qua c'è gente che sta crunchando probabilmente da mesi. E anche quando è che hanno fatto il rinvio? Ma due mesi di crunch, ragazzi, lavorando il sabato vuol dire 8 giorni lavorativi di più, non è che stiamo comunque parlando della frusta. Mirko, il problema è se poi devi fare 12 ore, se poi diventano 13, 14, 15. Sì, io lavoro da freelancer, ho lavorato anni da freelancer e lavoro tuttora. Ma se sei dipendente, no, specialmente se poi dopo ti mandano a calci in culo fuori. Cioè, capisci che la situazione non è sempre quella, io ho fatto così e quindi, cioè, la mia personale, no, quindi allora, gli altri. Io non è che è appunto, cioè, fino a che queste sono voci da cui, cioè, parte una voce e vanno tutti a costruire articoli su articoli anche qui, ma la realtà non si è chiara, vedi, stiamo parlando per supposizioni, non si sa quanti mesi, non si sa per come, per quanto, capito? È molto difficile, soprattutto torniamo lì, io ve lo dico, ragazzi, questi ambienti molte volte diventano tossici per la mentalità stessa dei dipendenti, perché sono persone che danno
tutta la vita, che il loro sogno di vita è fare il gioco, stare lì dentro, quindi si misurano, c'è proprio la cultura in questi ambienti ultra tossica del lavorare il più possibile, perché se un giorno faccio una vacanza sono sfigato. Questo, come dicevamo, le challenge, io dico, conosco un mondo dei disegnatori sono tutti stressati, tutti sotto tutto deadline, il discorso per arrivare là perché è così, perché è la mentalità è quella, Simo, cioè che tu non puoi dire oggi non ho fatto un cazzo, perché verresti visto come un nulla facente, uno sfigato, uno che non sta formandosi, non sta dando il massimo di sé, capito? Mentre si dice oggi non ho lavorato, c'ho la consegna, ma in più ho fatto pure la challenge, io ti dico bravo coglione, ma io vengo visto come uno sfigato, perché ragiono in una maniera opposita alla maggioranza del settore. Il settore è quello che ti dice: devi lavorare il più possibile, devi disegnare il più possibile. Mirko, è il discorso che facevo con giornalismo, e quelli sono è uguale, la stessa cosa che sui disegnatori. No, non è la stessa cosa. Perché? Scusa, nel senso che si svalutano a fare queste challenge quando potrebbero fare tante altre cose, ma la challenge ti dà un po' più di visibilità, ti mette ma non nel ti dà giro, niente. No, è differente, perché tu dalla visibilità. Ma non è proprio la stessa cosa, perché magari. Sì, tu... sì. No, non so se mi sono spiegato. Cioè, ma sì, no, certo, però nel caso del disegnatore magari c'è anche, che ne so, il modo per sbagarsi un attimo, per staccare, magari ti capita, stai facendo magari un lavoro che non ti piace, ti capita invece la challenge che ti ispira, allora fai il disegnetto per la challenge e quindi vai in ritardo sul lavoro, oppure, capito, cioè è una mia, ma purtroppo credo che specialmente nei lavori creativi non puoi andare a macchinetta, ma sono il 24 ti dico, su 24. Ti dico, Bruno, che non è quello di staccare, ti serve un po' di staccare ogni tanto, no? Sì, ma non stacchi continuando a fare quella roba, è quello il concetto, e te lo dico per esperienza, perché se non c'è la testa, che so 10 ore che devi sta su una pagina o qualcosa che non ti viene, non è mi metto a fare una roba mia e sto bene, perché in più c'hai pure senso di colpa per il resto che non stai facendo, cioè... Forse dipende anche però dalla persona, perché magari qualcuno lavora meglio se stacca un attimo, qualcun altro invece gli vengono i sensi di colpa, non lo so. Ma non è, se c'hai una consegna ti pagano per... Matteo, vai. Una domanda seria, ma fra gli studi più grossi si sa se ci sono realtà che non costringono a fare crunch? Ma secondo me una che dove si lavora relativamente bene è Ubisoft e Nintendo, anche se infatti dicevano o non fanno uscire la notizia, magari non esce, ammazzano, ammazzano, dice, ma perché non dicono è Matteo, tanto se non sai, anche perché negli NDA quando firmi anche quello, sì, di non divulgare queste notizie, quindi sono cose che purtroppo sono endemiche. Il problema che diceva Bruno, io condivido, è che non c'è qualcuno a cui appellarsi, perché se c'è qualcuno a cui appellarsi puoi arrivare comunque a un compromesso, e magari in CD Projekt Red sono pure bravini, non c'è un sindacato, sono pure brave persone. Non lo so, ma magari non c'è dei lavoratori pianissimo, sì, ma magari non hanno quel potere, non lo so, e non c'ho idea neanche di questo, andrebbe veramente un po' approfondita la cosa. Però comunque attenzione con gli astro, dice Nintendo non Conigliastro fa crunch, a fulmicotone capirai a pubblicare due ROM a prezzo pieno, attenzione a fare copia e incolla col Nesticol, non c'è bisogno di fare crunch, in effetti è stato un po' pigro. Ma tu, Simone, che ci stai giocando, come ti sembra questa collection? Oh, è uscito Super Mario 35. Guarda, ieri, tra l'altro ieri mi sono riuscito a giocarlo Super Mario 35, ma gli altri 34 ha giocato i 34 prima. Devi aspettare che arrivi. Tanto sono tutti uguali, non c'è problema. Ormai fanno un metodo. Ma io, guarda, Sunshine ormai ho fatto diverse ore. Ieri sera da un amico abbiamo fatto tipo 2-3 ore di Galaxy. Galaxy è una roba col 1080, c'è cioè una roba devastante. Cioè proprio bello, bello. Il problema è un po' sui comandi, che alla fine nasceva proprio sul Wiimote e modalità col controller Pro. Un pochino, sì, c'è un po' di robe da fare così. Però non volevi qualcosa di più, che so, 60 fps, 16 noni. No, ma è un wide. Guarda che Sunshine Galaxy mi pare che va già a 60. Non è 64, no? Sì, è Sunshine che è un po'... Tipo Mario 64, ultimamente era uscita la versione per PC, no, scusa, dopo che sono usciti i sorgenti, Mario 64, sì. Ed era no, la versione per PC è meglio... FPS.
La versione per PC Mario 64 è meglio di quella che ha fatto Nintendo alla fine, a quanto ho visto. Sì, perché hanno preso i sorgenti e l'hanno rifatta nativa per PC. Però invece Sunshine e Galaxy invece ho visto che sono widescreen 1080 eccetera, insomma, quelli, su quelli ci hanno fatto qualcosa, ecco. È più 64 che hanno lasciato un po' così, un po' alla Roma. Non lo so, ragazzi, a me per quello che costa, per quello che è, magari si poteva fare di meglio, però onestamente, ma non per Nintendo, nel senso che sì, se ci avessi avuto i 60, i 4K, tutto bello, però per quello che è, a me piace. A me che poi non mi ricordo se la versione PC andava a 60, ma credo di sì, di Super Mario 64. Dico. Quindi sì. Sunshine, tra l'altro, sto trovando, poi magari ne parlo un po' dopo, sto trovando veramente modernissimo. Ma non hai parlato la settimana scorsa? Ne riparliamo anche oggi, Allora, va bene? No, c'ho un altro Exacredit molto interessante, ho deciso che è molto interessante. Quindi... definito molto interessante. Sì, sì, sì. Mi piace che l'hai deciso. Sì, sì, ho deciso che... ho un'opinione a riguardo, una roba che mi è interessata. Che è molto interessante. Notizie con opinioni su Freeplay. Poi... Io e Mirko ho fatto un disegnino intanto che stavamo parlando. Ma infatti puoi fare tutti quelli che vuoi, Bruno. Per una challenge, Mirko. Per una challenge. Il settore, cioè. Bruno, tu adesso dovresti fare il disegnino di come sei in questo momento. Ero io quello che ho disegnato. In questo momento. C'è un foglio bianco. No, ti mando la foto di un foglio bianco. A che giorno sei arrivato, Bruno? Li hai fatti tutti? Sì, li ho fatti tutti. Ragazzi, se volete partecipare, io non sarò mai, Bruno. Se volete partecipare, hashtag Inktober, si fa un disegno al giorno per tutto ottobre. Disegno libero. Occhio che se poi ci fate gli sketchbook vi denunciano, quindi stateci attenti a sta cosa. Beh, Mirko, ti fai limitare dal capitalismo. I nostri ascoltatori che se hanno le mire di vendere qualcosa con il loro tributi a Linktober e metterci il logo ufficiale rischiano delle denunce, su tutto qua. Vabbè, se ci metti il logo ufficiale non ce lo devi mettere, scusa. Una volta lo potevi mettere, poi dopo non si poteva più. È come se facciamo la challenge di Freeplank e poi la gente mette il logo di Freeplank e vende le robe con il logo di Freeplank. Ma io ci vado da loro con la ciurma di avvocati, faccio tutto così. Ragazzi, quindi il logo di Freeplank, quei 5 secondi che ci sono. No, bugia, l'ha fatto Simone. Quanto ci avessi a fare il logo di Freeplank? 10. Una giornata. No, quella giornata non si ripagherà da sola, quindi state attenti a come ho usato il logo di Freeplay. È stato in crunch una giornata di crunch durissimo. È vero, l'ho fatto io. Sì, ha fatto Simone. Davvero l'ho fatto io. Era ubriaco, no? Era ubriaco. No, ci fosse qualcuno che disegni, ciao a Thomas, però, lavoratori, è entrato in chat. Ciao Talent Plod. Ciao, ragazzi. Dice Google che, da quello che ne sa, una delle migliori aziende dove si lavora meglio è Playground Games di Xbox Studio. Ma ce ne sono diverse in cui si lavora bene. Non è che Forza Horizon mi sembra Playground. Sì. Va bene, ma fanno sempre lo stesso gioco tutti gli anni, capirai che devono granciare. Basta mettere una macchina nuova, due cose nuove, una pista nuova, fanno il trailer. Playground fatto Forza Horizon, porno, addirittura. No, non credo. No, con gli astro all'epoca non ce l'avevamo, Mirko, quindi per quello non può essere stato assunto dopo. Poi Mirko ci ha sempre schifato terribile. Come vedi, non solo non ci fai disegni. Se uno fa un altro disegno, l'invidia, no? La gelosia, no, non fare i disegni. No, Bruno, adesso Bruno, se poi se te li vendi, te ne devi andare, Bruno, a fare quello tu che dobbiamo vendi. Mettere gli stretch goal, 1000 euro, 100 euro un emoticon, 150 2 emoticon. Che cazzo, dobbiamo diventare veri youtuber qui, anche se non siamo. Sì, se volete parlare con noi, famiglie piene, se facciamo 100 euro su Patreon, fai un emoticon? Una. Basta che faccio hashtag emoticon, me ne fanno 50. Ma non belle come te, quelle che ti farei io. Questo è come, ragazzi, vedete la gente, che dovete fa? La gente su Fiverr, no? Il mitico dove c'è tutto di gente. Fatele fare lì le icone. Facciamo l'emoticon di PewDiePie, che vabbè. Tariffe da Fedez, ma spettatori da Vincenzo Montez.
Grande, che fine fa? Mi sa che di nuovo è tornato nell'oscurità. Tra l'altro io pure là mi voglio Fede. Menare da solo. Ho sentito un po' di Muschio Selvaggio per quando non parlano e parlano le altre, cioè lui ogni tanto fa dei spondoni perché dice un po' delle cose. Vabbè. Fabio, come fai a stare fermo? Fa tutti quei rumori con i piedi. Sto distruggendo la cucina con i piedi. Sì. Madonna, ma senti tipo un sì, Mr. Bean che guidava con le spalle, cade il pensile dietro. Quindi hai provato a sentire Muschio Selvaggio dopo che ci è andato Cruciani? Ti ha dato lo spunto? No, io già l'avevo una, possiamo allora dire che è un'altra grande operazione. No, Cruciani, ci rendiamo grazie. No Bruno, assolutamente no, ti spiego semplicemente tra agosto e anche settembre non ti conosco, non c'era un cazzo da seguire, un cazzo da vedere. Io al lavoro, quando non c'ho tanto gente, quando non c'ho tanto lavoro, che magari sto in giro eccetera, metto la Smart TV con YouTube in sottofondo. Aspetta Simone, scusa un secondo, dicono che Fedez ha già denunciato Facci, quindi stai attento a quello che dici. Chi è Facci? No, Facci è giornalista. È costumista. Sì. Oggi denuncia Facci al posto di Fedez. È una persona che di lavoro fa il giornalista. Fa il giornalista, esatto. Per non dire che è un giornalista. Esatto. E praticamente mettendo in sottofondo cose, Barbero, ok, Frusciante, ho rivisto tutto da Golden Age a oggi, eccetera. Ho cominciato a vedere un po' di puntate di Muschio Selvaggio e devo dire che forse complici gli ospiti, complice la situazione, non lo so, risulta effettivamente interessante. Appunto, Cruciani non si può sentire, non si può vedere. Secondo me scompinamento migliore, a vicenda, migliore. No, è una cosa imbarazzante. La migliore. E anche perché dovremmo poi, cioè, fatto, vabbè, non ne parli parlando adesso, però alcune cose, alcuni momenti, alcuni ospiti effettivamente sono interessanti da sentire, interessanti da sentir parlare. Cioè, anzi, Bruno, te la consiglio, pensa, una delle ultime puntate, sì, perché adesso ve lo dirò, comincerete con le battute, quindi inutile ve lo dico. Io non farò nessuna battuta. No, Bruno adesso. Non la farà. Faccio un altro disegno, anzi. Una delle ultime puntate c'è un transessuale che parla, ecco qua, che parla di come in Italia vengono percepite determinate cose, però parla perché le vive. Tra l'altro, pure al Cerbero comunque c'è stato. No, il Cerbero, scusa Fabio, ma veramente, è la verità, c'è stato prima, è la verità. Lo stesso? Cazzo. Non so se è lo stesso perché non so di chi parli, però c'era una ragazza che fa streaming, si chiama Bico. No, era, questa è una persona vera, non è una persona vera. Che fa una proiezione. Sì, magari anche esiste. Sì. E quindi, per esempio, quella è stata interessante. Chiaramente, Fedez c'ha delle contraddizioni proprio come persona, che io non riesco oggi a scusargli, con tutto che se sentite Freeplane saprete che io ne ho parlato bene di alcuni dischi e cose. Quindi dillo pure a parole semplicemente per quanto lui possa non essere, possa non piacerti come persona o come personaggio, perché poi come persona non lo sappiamo. Però il prodotto in alcuni momenti è interessante, tipo questa puntata con la donna, la ragazza transessuale, molto bella tra l'altro, cioè onestamente per strada non ci avrei difficoltà a capire. Non ho capito dove vuoi arrivare. Google dice no, che Muschio Selvaggio ve lo consiglio, che alcune cose di Muschio Selvaggio sono ascoltabili, perché avete fatto questa era la cosa interessante che ci dovevi dire. La battuta su Cruciani, no, quella è una delle peggiori puntate probabilmente. No, ma era una non è che ogni volta lo dico, devi ribilanciare il conto. Questa è la cosa interessante che dovevi dirci. Pensavo che l'avessi iniziato ad ascoltare. Da lì, non è che volevo fare. Metto in sottofondo, li lascio in sottofondo, e quindi alla fine è andato. E anche perché è una delle poche cose che si può mettere più tempo in sottofondo senza strilli, puttanazze, parolacce, cose.
che magari in negozio se passa un bambino, no, semplicemente un negozio se passa un bambino o un genitore con un bambino, non è carino far sentire magari. Ah, tu le fai mettere dopo nell'altoparlante del negozio? No, i televisori esposti, i televisori esposti ogni tanto. Ma anche capire, solo se passa il bambino 100% è iscritto al Cerbero, quindi. Vabbè, però non lo posso fare io, cioè se il genitore lo sente e mi rompe il cazzo, va giù in direzione a rompe il cazzo e che dice ho sentito questi che srillano, vanno, dico. Ragazzi, aiuto. Che è? Che succede? Mi si è aperto da solo il lettore DVD, perché? No, tutto ok. Non avere paura, vogliamo solo divertirci con te. Questo è facile. Sai già cosa mi metterci dentro... Sans. No, comunque dice no, a me inquieta sto, perché si è aperto sto, io non ho fatto niente, non ho premuto niente, aiuto, non lo dovevo installare quell'entai. Allora addirittura gli installi oggi, ho lavorato su maggiore qualità, oggi ho lavorato su, sai, PC? Quando ti dicono per vedere questo film scaricati dvx.bitcoin, esatto, esatto. E tu lo fai sempre subito, infatti non funziona. Bruno è pieno di bitcoin oggi... comunque no scusa, vai. No, intanto ciao a Anonimo Caimano. Ciao Ride. Ciao Tanemplod, dice che c'è un ride di Santilio. Grazie Santilio, è sempre il top Santilio. Grazie, quando Santilio. Quando leggo i suoi post sui Fighieri, soprattutto sul bundle, veramente top. Bundle che tra l'altro sta diventando sempre comunque. La tassa. Sì, proprio quello. No, dicevo che c'era Gogol che diceva: io non capisco cosa ci sia di interessante nell'ascoltare sta gente invece di trasmissioni che sono condotte. Ma guarda, Gogol, secondo me ci sono quei podcast, ma anche quelle trasmissioni, quei video che tu li ascolti proprio di sottofondo, perché sai che magari te ne puoi perdere metà. Però no, io purtroppo non riesco a farla, cioè la riesco a fare solo con Liberi Oltre, chiaramente, perché non ce la posso fare. E però per il resto, quelli che ascolto, cioè io ho fatto questa scelta che quelli che ascolto di ascoltare bene, cerco di seguire, e mi rode il culo non poterlo fare. Poi è chiaro che appunto se magari poi mi chiamano e sto a fare una vendita per dire al lavoro, oppure venditore vincente, esatto, a quel punto magari non è che metto in pausa o che faccio e quello rimane in sottofondo, però tendenzialmente cerco di ascoltare cioè se seleziono una cosa che poi mi piace ascoltare e non tenere necessariamente in sottofondo. Poi è proprio una cosa di attenzione, cioè se io metto, ma pure il cortocircuito per dire, cioè se io lo metto magari nel televisore di casa, magari sto cucinando, sto stendendo i panni, che cazzo ne so, tendo a sentire quello che dico, perché mi interessa, tanto che poi perdo tempo e per stendere i panni ci metto 40 minuti invece. Sì, però sai cosa, Simone, che ci sono, io per esempio i podcast di Barbero li sento solo quando so che posso sentirmeli bene, tra virgolette, mentre se sento altre robe magari pure che mi sì, cioè, ma dipende, più tranquillo, dai, ad ascoltarli anche più distratto, cioè non so, magari sì, prima sì, pure sì, io sì, ero sì, così che no, devo ascoltare, non mi devo adesso se non mi perdo mezzo passaggio, mezza roba, è uguale, cioè non è che possiamo stare tutto il tempo a sentirci robe che richiedono tutta l'attenzione, specialmente se nel frattempo devi fare altro. Poi nel frattempo c'è qualcuno, mi sa Simone, che è diventato robot. Può parlare Simone? Dimmi. No, probabilmente no. È la centrifuga. Ah, ok. Ciao Karit Gaming, grande. Allora, ciao a tutti, i nuovi ascoltatori. Allora, vogliamo parlare, io sto leggendo, non mi sembra questa grandissima notizia, però vogliamo parlare di Luna, di Amazon. No, guarda, l'unica cosa di Luna è che praticamente, non so se l'avete sentito, perché io non l'avevo sentito, praticamente faranno tipo Sky, ti faranno il pacchetto sport, pacchetto avventura, pacchetto film. Ah, sì? Non c'è niente di ufficiale. No, tipo faranno, da quello che ho letto, c'è il pacchetto Ubisoft. Per chi no, non c'è il pacchetto Ubisoft, perché Ubisoft no, ho letto così, perché mi dico di contraddire adesso, scusa, chi è che l'ha fatto diventare membro? È stato smentito da chi è che l'ha fatto diventare membro, scusa, questo è fisicamente un pacchetto, comunque non è così, è la Ubisoft. Guarda, io sono andato con Bezos mi ha detto guarda, vuoi il pacchetto? Ma il pacchetto lungo fatto così, esatto.
Peccate sto pacchetto, ragazzi. Quindi io non gli darei le spalle alla fine, davanti al pacchetto. Che cazzo c'è dentro sta luna? Ma è fisicamente un pacchetto. Non fa il pacchetto, ti danno il pacchetto. Il pacchetto allora, di giochi. Da come si è capito, paghi abbonamento a Luna, che non, ancora non hanno detto se sarà compreso su Prime o no, che costa 5,90. Sì, infatti se fosse compreso su Prime, quasi. Minchia, dopodiché, sta là. Dopodiché paghi i singoli canali, diciamo così. Per esempio Ubisoft, se vuoi giocare i giochi Ubisoft, non è un pacchetto Ubisoft, se vuoi giocare tutti i giochi Ubisoft, paghi. Ma cambia tutto, è così? Cioè il canale si chiama. Mi vedo brutti contraddirmi. No, il pacchetto si chiama canale. Sta roba dei pacchetti non è mai stata resa ufficiale, avevano detto su multiplayer che sarebbe figo se fosse organizzato così, ma non intendevo pacchetto come canale, non è che intendevo il pacchetto che gli danno il pacchetto. Sì, ma solo Ubisoft si è saputo che praticamente anche in chat con Conigliastro, la voce della verità, dice è uguale a quello che diceva Bruno. Sì. Allora, sì, no, per me non era uguale, perché ha detto pacchetto, lui ha detto canale. No, scusa Fabio, mi sono espresso male, avevi ragione tu. Io compro il canale, lo saprete sul pacchetto Fabio adesso. E saprete cosa stavo per dire. Grazie. No, Fabio, per piacere, mo dirla la cosa. Intanto che sto scrivendo qua. Io non dormo così. No, che non è stato reso ufficiale che ci saranno i pacchetti tematici o i canali tematici. L'unica cosa che è ufficiale è che per giocare ai giochi Ubisoft dovrai pagare comunque un abbonamento a parte, che probabilmente è quello dell'Ubisoft, come si chiama, il servizio loro, un abbonamento, non mi ricordo. Forse lo pagherai con un incentivo, non si sa, visto che comunque devi pagare l'abbonamento di Luna. E probabilmente era tanto diverso da quello che avevo detto io. Era tanto diverso. Che testa di cazzo, basta. Scusa, ma dentro quindi la base non si sa cosa c'è per il momento. No. Okay. Control sicuro, visto che lo spot era tutto su Control. Per cui... Eh sì, sarà come fame, cosa, ma no? Da un membro come te io mi aspettavo più abitudine, più tolleranza nei confronti di Bruno. Comunque, Bisogna tolleranza più zero. Cortesia. Tolleranza zero. Senti, ma... ecco, non mi ricordo che cazzo ha detto Mirko adesso, tutte ste strozzate. Ho chiesto control. Ah, dentro. Sì, probabilmente non lo sa neanche Mirko cosa ha detto. Sarà come cosa, no? Come Stadia, che c'è il pacchetto base. Vedi che adesso c'è il canale o il pacchetto? C'è il canale base, vorrei dire. Il pacco di Bezos, ti dà. Bezos ti dà il pacco e via. Vabbè, tra l'altro adesso che è diventato super badass, cioè qualcuno che ha fatto qualcuno che non si è eccitato per Stadia e che si eccita per questo. Se no, no, però se lo buttano dentro il Prime no, ma c'è quel piccolo particolare che però deve anche funzionare, poi può essere anche ma vabbè, ma magari ci giochi a roba un po' così che non c'ha grandi pretese. Io il provato... pad che ti devi comprare 50 carte anche lì. Ho provato xCloud sul smartphone e funziona bene. A cosa ci hai giocato? A Forza. Con Luna? Ma perché è già pronto? No, con xCloud ho detto. Quindi comunque come tecnologia, certo, i CyberMind sono sicuramente più performanti, hanno più esperienza. Sotto server sì. Altro vuole sapere Amazon quale pacchetto per xCloud. ho pagato il pacchetto Game Pass e compreso. Ma quello è un pacchetto o un canale? È un canale, è un canale. Basta, che poi si incazza. Scusa Fabio, che sto scherzando. No, tanto le pagherete. Vedi che si incazza, adesso che è membro, distruggerà Free Playing dall'interno. È un po' il nostro D'Alema. esatto. Sì, per i baffi più che altro, per i baffi. È il fufu, è il tipico fufu di Fabio. Vabbè, non parliamo il nostro Renzi, vabbè. No, comunque, vabbè, quella tecnologia è figa, quindi se Amazon riesce a tirar fuori una roba, sì, bene. Va bene. Sì, oppure il problema è che... aumento del Prime. Beh, chiaro. Che ricordiamo, comunque... se non lo usate per abbonarvi a Free Playing, siete veramente dei... Con tutta la roba che dà il Prime, per me potrebbero aumentarlo pure 20 euro. Tutta la roba,
Porca troia, cioè, spedizioni è tutto sulle spalle. Vabbè, ma spedizioni perché te sei uno, quello a me si è rotto un'unghia, la ordino su Amazon e te la fai arrivare. Bravissimo, tra l'altro me ne devono arrivare a 9 delle unghie, quelle tutte quasi. 9 spedizioni separate, infatti. Sì, sì, certo, le pago. Negli USA il premio non vende tipo 100, più di $100 l'anno. Sì, no, vabbè, ma da noi non ci arriverà mai a quei prezzi. No, non lo fa nessuno, ragazzi. Già quant'è 36 è arrivato all'anno? 36 mi sembra. Non è che sia, non è tanto ovviamente, però non è manco... Vabbè, devi considerare comunque sono 3 euro, so 3 euro al mese da contro. Sì, no, no, di no, Netflix, lo so. Eravamo partiti assurdo. Che costava 10, poi è diventato 20, no? C'è stato tutto quell'avvento... No, è tipo raddoppiato a un certo punto. Sì, a un certo punto passò di botto a 36. Da 20 a 36, mi sembra. Sì, da 20 a 36, però... No, no, ma per carità, a parte la selezione dei film, che insomma è un po' discutibile, però... qualcosa da guardarci però qualcosa trova. C'è sempre effettivamente sì, tra sì, quello no, che no, spenderesti ma... di spedizioni perché spesso durante l'anno qualcosa ci compri e quello che c'è però, da vedere però Ale la spedizione è sopra 19 euro comunque gratis ricordavo 29 mi sa no sei diventata 29 diventata 29 pure quella esatto, mi ricordo che l'avevano alzato apposta perché sennò oh, ovviamente merda. Era un controsenso diventava mm-hmm. troppo conveniente era non averlo spedizione. Invece adesso era un pacchetto spedizione. canale spedizione Vabbè, comunque Prime Video per quanto lo paghi c'ha tanta no, roba infatti, cioè, secondo sì. me c'ha comunque no no ma infatti c'ha comunque un cioè arrivasse a 40 euro all'anno 50 cioè to 50 e ti do pure i videogiochi ok è ancora sì, accettabile sì, sì. sopra quella cifra no secondo me ma infatti magari stanno aggiungendo servizi perché io in vorrei America cloud, ha un costo per dire, più molto alto molto più che dei giochi vorrei un po' di spazio su cloud mi farebbe molto più ma mi sa che c'è tu c'è, già adesso hai le foto illimitate sul, sì. sul cloud di Amazon ma quindi vabbè ce l'hai anche su Google Drive se carichi su Google Photo se ce le carichi non è che sia un problema si fanno concorrenza sulle stesse robe sì. Sì, sì. Però adesso sanno la musica e i libri la musica a parte no no c'hai tipo 2 milioni di brani che sono inclusi in Prime e poi puoi pagare una buona vedi, ma sì. lo sapevo perché tutti i giorni mi arriva la cazzo di mail di Amazon che a me è proprio l'effetto contrario mi fa sta roba tutti i giorni le mail con solo i 99 centesimi ti diamo 3 mesi di Amazon pacchetto Music. Canzoni quello sì il canale canzoni poi c'hai i libri perché pure quello là è strutturato sì, allo stesso modo libro, c'è Prime okay. Reading e sì, poi sì. c'è un altro Kindle Unlimited che è un altro abbonamento un altro canale ancora sì. ma Kindle Unlimited te lo devi far no. parte non te lo danno Kindle sì. Unlimited a parte tu c'hai Prime Reading che è una selezione sì ah. ecco infatti sì, c'hai, due, c'hai tipo il plus due o tre libri al mese te li puoi scaricare sì. ah non lo sapevo quindi potrei sì, leggere sì. un buon libro adesso. Un buon libro sì un buon libro no no vabbè comunque per adesso eccellente pure il rapporto qualità prezzo assurdo comunque dice Bepidef che News a Prime è a pacchetti o a canali dice più gli extra come CBS HBO eccetera minchia. Prime Weapon anche meglio scusa mazza sarebbe figo se si mettessero HBO roba così HBO sì anche se le ultime robe sta prendendo un po' una piega vabbè però c'hai una libreria infinita la libreria ma infatti sì è per i vecchi e vabbè Simone era, non era compreso in Prime no Simone sta staccato ecco. Ah, allora sì sì sono dovuto andare a mettere a fare delle cose con i panni allora con ciò che Express vai. Sì io c'ho una proposta ne facciamo una a testa una a testa poi dai. Giriamo sì. Dai Bruno c'ho inizia proprio proposta. Ah vai sono preso la sprovvista Subarashi cielo mio marito ah ecco allora ragazzi vi devo dare questa grande notizia lo so che dopo mi invidierete adesso che direte ma che cazzo però ragazzi ormai era nell'aria si sentiva vi devo dire che da qualche giorno da ieri non faccio più parte della plebe adesso sono diventato anch'io un game designer perché mi occupo del design dei giochi perché ieri è uscito il mio primo gioco ma non solo è uscito il mio primo gioco, è uscito il mio primo gioco con il mio nome, si chiama proprio Bruno Barberas Sloppy Pipe, il gioco si chiama Sloppy Pipe. Ah, non è Bruno Barberas Super Ascii. Sloppy Pipe cos'è? Tipo Pippe Lente? Cos'è? Sì, guarda, c'ha un po' quella... Se io penso a Sloppy Pipe, la prima cosa che mi viene in mente è tipo la proboscide, però non dell'elefante. E però praticamente cioè, abbiamo fatto sta jam su Game Loop che il tema era You are the NPC, sì, l'NPC. E tipo era dopo 2 settimane la gente non so che cazzo fa, allora ho iniziato a dire un po' di idee
è una delle idee che era proprio un'idea per fare una cosa veloce, l'ha voluta fare un altro ragazzo e quindi alla fine è stato realizzato questo gioco con i miei credits, che potrete trovare molto probabilmente prossimamente su Moby Games e tutti i migliori siti di videogiochi. E praticamente è un Flappy Bird, però dove invece di muovere l'uccellino muovi i tubi. E quindi questo è un grande twist che mi è venuto così genialmente, con questo genio proprio infuso, e lo potete provare. E io avevo un po' di idee, speravo fosse un Girls Panic dove riveli il volto di Bruno, quello magari sarà il secondo gioco di gioco. Sarebbe bellissimo, tipo, un gioco in cui dai all'eroe dell'RPG le indicazioni sbagliate e vedi che cazzo succede. Sarebbe bellissimo, usare l'NPC che deve dire vai a destra e sconfiggi il boss. Ma infatti il tema era abbastanza carino, però forse era un po' complicato da realizzare per una gem, quindi no, e infatti poi alla fine questa idea di NPC non è che c'è molto, cioè vabbè, anche i tubi di Flappy Bird non sono personaggi giocanti, però sì, un po' sì. Quindi, quanto dobbiamo aspettare? Cosa è già uscito? Hai detto su Moby Games tra un po', hai detto prima. Ah no, dicevo che tra un po' su Moby Games usciranno le mie pagine con i miei credits dei giochi con cui ho lavorato. Il canale Bruno. E dove sta? Su Steam? Dov'è? Pacchetto. È switch.io, l'ho messo, messo anche il link... E quindi lo potete andare, potete provare, se lo provate non aspettatevi niente di che, adesso faccio un po' il falso uomo, non aspettate niente di che, però insomma dite che abbiamo mandato io. È stata una bella esperienza e mi è piaciuto tanto, soprattutto il mio nome finalmente immortalato nel mondo dei videogiochi, e quindi sono... Non c'eri mai finito, nemmeno su un Special Thanks qualsiasi. Ma forse qualche Special Thanks, qualche starter, sì, però il nome proprio... Tipo, adesso ci siamo io, Tom Clancy e Sid Meier, che abbiamo questo privilegio. Quindi, state lavorando. Effettivamente siete un club esclusivo, un pacchetto. Uno è morto, quindi... E niente, quindi questo è il mio extra credit un po' interessato. Ok. E Matteo? No, oggi non ho niente. No. Extra oggi non me lo meritavo. Non è giorno giusto. Oggi non lo meritavo. Ma si chiama davvero Bruno Barberas? E perché pensavi di stare facendo una cazzata? Mi malfidato. Io pensavo che si chiamasse Sloppy Pipes. Bruno Barberas. Sloppy Pipes. Tipo Anna Barbera. Hai capito buono. Come Madden. Capito? Eh sì. Siamo io, Madden, Tom Clancy e Bruno Barberas. E i Barberas, vedevate per chiamare. Vabbè, e Fabio, ci fai un extra video, ci vuoi ridere pure a noi? Scusa professore. Ah, intanto sto continuando a giocare a Genshin Impact e continuo a dire che è tanta roba per essere un free to play. C'hai già speso tutti i soldi? No, non ci ho ancora speso una lira, ma rosico tanto perché vedo della gente che trova i mega personaggi, non ci ho trovato assolutamente un cazzo, però ci avrò giocato penso una ventina d'ore in una settimana e tanta roba, per me ancora è molto carino, cioè ho tanta esplorazione e vabbè, comunque ve ne ho parlato la settimana scorsa. Allora faccio un altro extra credit legato a Bruno Barberas, che è un po' il mio mito di questa sera. Comunque il titolo della puntata deve essere Bruno Barberas Free Playing. Free Playing. Assolutamente. Playing, sto leggendo, questo è legato al filone venditore vincente di Bruno. Sto leggendo la biografia del creatore della Nike, che si chiama L'arte di vincere, di Phil Knight, che è un libro che è uscito... Knight, tipo cavaliere, Knight. Ah, come Michael Knight. Ne parla di come trattano bene le persone in India. Aspetta. Allora, non ci sono ancora arrivato all'India, sto a metà. È un libro uscito, mi sembra, 3 o 4 anni fa, sì, del 2016, per Feltrinelli. Adesso lo trovate in edizione economica, che costa pure poco. Però è molto figo, a parte perché lui, se ha scritto lui non lo so, perché io non lo conoscevo prima di leggere questo libro, è molto, molto bravo a scrivere, comunque il libro è abbastanza interessante, non è mai pedante, anzi scorre, che è una meraviglia.
E poi perché sinceramente io la storia della Nike non la conoscevo, che diciamo nasce come importatrice dei leoni Onizuka, quelle giapponese, no? I famosi Onizuka Tiger. E quindi è figo insomma da vedere, anche perché poi erano gli anni 60, gli anni 50, e lui faceva avanti e indietro col Giappone che era praticamente disintegrato dalla guerra. E il modo in cui si è inventato certe robe, il modo in cui insomma un po' come tutti i geni americani è partito dal niente, la mitologia del genio americano è questa, e c'è tutta la sua, l'avventura della sua prima azienda, che non si chiamava Nike ovviamente, si chiamava tipo Blue Ribbon, quindi non sono ancora arrivato alla nascita della Nike, sto ancora leggendo il Blue Ribbon, però è figo insomma. Io ve lo consiglio, è anche abbastanza ciotto, come so, 400 e passa pagine, non c'è la storia di Steve Madden, sì. Non lo so. Ma sicuramente dopo ci sarà una parte dedicata ai campioni che hanno reso Nike quello che è, cioè no, banalmente Michael Jordan. Era su The Wolf of Wall Street quando c'era quel tizio che vendeva le scarpe, Steve Madden, no? Sì, come poi gli tirava una roba addosso. E si chiama L'arte di vincere, e niente, dai, come consiglio, nel filone dei venditori vincenti secondo me ci sta bene, perché lui era ed è un venditore vincente. Vabbè. Senti che chiosa. Va bene, Stefano. E poi c'è Maddalè. Maddalè era da un po' che non lo diceva, non me l'aspettavate. Stavolta vi ho fregato. Niente, allora, cosa ho fatto? Ho continuato con Hades, sperando che Fabio mi dicesse che era possibile skippare i livelli, invece sì, mi ha fatto notare che... Like, che dove arrivava, esatto. Ricontinuava. Ah, Fabio, mi hanno chiesto su Telegram, quindi ti rigiro la domanda. Ma Hades è troppo roguelike o è anche un po' lineare? Perché se è troppo roguelike, no. No, è roguelike quando perdi. Ma è anche un po' lineare? Nel senso, c'è la progressione? Sì. Sì, 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 sì. È anche molto più lineare, per esempio, di un Isaac, dove anche i boss sono casuali. Qua, diciamo, alla fine dei livelli incontri sempre gli stessi boss, cioè più o meno, però diciamo sì. Beh, comunque, cioè, tu sai a che punto sei della risalita, sì, dall'Ade, sì, sì. Quindi chiaramente sai che in quel punto lì c'è un guardiano di quella zona lì, e quindi sfidi quel guardiano lì, è mortale come te, quindi ritorna, essendo, sì, battaglia, sì, tra i mortali, come appunto in top 10 di Moore, si ammazzano e ritornano, non è che non c'è problema. Quindi Hades sempre consigliato, io solitamente non riesco a reggere molto, invece Hades mi ha preso abbastanza, sì, mi ha stregato. E poi mi sono detto, sai che c'è, basta, allora io ho tutti i miei vari progetti avviati, adesso ho ripreso il progetto Yakuza, e quindi adesso sto finendo... No, una cosa da capo, devo continuare, devo andare avanti. Sì, preso come progetto Metal Gear. No, Metal Gear sono arrivato... quello che gli pare, nell'ordine che gli pare, allora, alla fine, cioè, ordine cronologico. Scusate, era il progetto Lesson Fountain Evil. Liquid? Scusa, no, che non giocando, sei lui, no, il pacchetto Metal Gear. Sto giocando al pacchetto Yakuza, pacchetto al canale Yakuza, anzi, al Kiwami. Ma al quale primo. Yakuza? Yakuza Kiwami 1. Ma non è lo, okay, zero il primo? È lo zero il primo. È il primo Kiwami, poi c'è Kiwami 2. Il, no, primo è lo zero, è vero. No, il primo lo, cioè, è lo zero. Kiwami, per dire, Kiwami, per 2. Dire. Con le migliori premesse. Allora, come al solito, sto giocando al primo Kiwami. Ok, che non è il, okay, primo in ordine cronologico. Che non è il primo Yakuza, è il primo Kiwami. Ma mo si salva così. No, che non mi salvo, è così. Comunque, in ordine, sì, cronologico, non avresti dovuto giocare Kiwami, ma avresti dovuto giocare. E invece sì, perché la storia dello Zero è precedente a Kiwami. Esatto. Sì, no. E quindi l'ordine cronologico è quello, non l'ordine di uscita. Io non li sto giocando in ordine di uscita, in base all'ordine cronologico della storia. Scusa, sono partito dallo zero, infatti. Ho giocato lo zero. Ma si è detto che sei partito da Kiwami. Non sei andato a dire, Madonna, che sei partito da Kiwami. Allora, la cipolla, la cintura, come era di moda. Esatto, come era. Le verge le chiamavamo i cavoli, sì, delle libertà. Ma nessuno lo sapeva. Solo io. Nell'ambra finito lo zero. Lo zero l'ho finito a suo tempo. Poi ho preso Kiwami. Okay. Ma come a suo tempo? Hai detto che me lo stai rifacendo tutto a capo. Kiwami l'ho iniziato e l'ho mollato. Obbligo. Perché nel progetto Yakuza...
Okay. Nel progetto Yakuza, nel pacchetto Yakuza, c'è finire tutti gli Yakuza, ok? Ma però stavo aspettando a suo tempo che uscissero, esatto, tranne chiaramente quella sequenza lì che è da antoniologia. Però, a parte quello, esatto. Quella sequenza lì, Yakuza, io ve la consiglio. Comunque, quindi nel mentre non erano ancora usciti tutti gli Yakuza, quindi ho detto adesso faccio piano piano, mi prendo... Ma non ti abbiamo chiesto la storia della tua vita, però, scusa. Aspetta, lasciami fare. Aspetta, voglio sentire... Allora, dove va a finire? Io quando ho detto, adesso esce... la tana del bianconiglio. Sì. Esatto, esce lo Zero, poi mi gioco Kiwami, poi uscirà, avevano annunciato Kiwami 2, poi hanno annunciato l'edizione dove ce ne sono 18 tutti, cioè, 3, 4 e 5. Sono passati almeno 3 anni. Da... Appunto, in tutto ciò sono passati degli anni e io non ho continuato Kiwami 1 nel mentre. Quindi adesso lo sto finendo, mi mancano tipo 2 capitoli, ho già ordinato il 2 per proseguire nel pacchetto Yakuza. Ecco, va bene. E quindi niente, sto proseguendo col pacchetto Yakuza, però appunto giocato su in versione Redux, diciamo, su PlayStation 4, specifichiamo. Per poi essere pronto quando uscirà PlayStation 5, perché ci sarà il prossimo Yakuza su PlayStation 5. Il cazzo però, perché non esce all'uscita. No, sai, lo so che non esce all'uscita, quando uscirà, dico. Io lo prendo. Però lui sarà già pronto perché avrà completato. Esatto. Io nel caso sarò già pronto. Gliene mancano solo 6, Ale, quindi... Ma quelli solo finiscono 140 ore l'una. Ma cosa? Vabbè, mica faccio tutto. Sono appena arrivato. Queste in chat suggeriscono che fai prima ad andare in Giappone e a unirsi a qualche club. Ma io ci ho pensato. Allora, c'è un problema, ragazzi. Io lo farei anche. Fai tatuaggi. No, sono cagasso. C'è questo di problema, ecco. Cioè, voglio rispondere con il Gliastro che dice che cazzo stai a D, esce anche per PS4. Sì, esce per PS4, ma la versione PS4. Io lo voglio giocare, esatto, ecco. Quindi io da qui a marzo, magari, se io finisco, metti uno Yakuza al mese, qualcosa riesco ad averla portata a casa. Sicuro, No, ma guarda che se mi metto io, tipo, 2 o 3 capitoli al giorno, Ci vogliamo prendere un impegno dalla casa. Ma io non so quando... Faccette, Biggio, firma ti porta a casa la serie da 22 episodi. Biggio. Sì. Facciamo un nodo a fazzoletto, come su Striscia la Notizia. Esatto. Stefano, quanto ci devi mettere? Tra quante puntate l'hai finito, Stefano? Kiwami 1 sono praticamente alla fine. Tra quante puntate No, tutti finito? non ce li ho proprio. Cioè, mi deve arrivare il 2 e poi devo ordinare il box con tutti gli Kiwami, tra quante puntate l'hai finito, Kiwami? Alla prossima l'ho finita. Alla prossima. Ma mi mancano tipo 2 capitoli del cazzo. Tra una settimana hai finito Kiwami. Se voglio lo finisco stanotte. Fate la clip, così si perde questo. No, per orgoglio, o domani mattina alle 9 ci scrive che l'ha finito e ci manda lo screen, o il mese prossimo dice ho rinunciato. No, allora, io non rinuncio a niente. Sì, infatti Stefano, poi ci devi dare il tuo profilo che dobbiamo andare a controllare gli achievement. Sì, però noi faccio lo screen dei capitoli, io faccio la foto. Su Kiwami, esatto. Cioè, faccio la foto quando sono all'ultimo capitolo e vi dico, vedete che sono, e poi quando c'è i credits finali vi faccio la foto, che tanto sulla mia televisione la foto il gameplay su YouTube, porca puttana. E chiaramente ho messo YouTube sulla televisione, la foto dei credits, tutto questo per non giocare a un gioco a cui voglio giocare, tra l'altro, cioè, quindi è tutta una tecnica per non fare una cosa che voglio fare, cioè. Quindi va bene. No, a me gli Yakuza piacciono molto. La trama, anche perché sono tutti trama, la trama mi piace molto. Biggio, io solamente prossima puntata, manco iniziamo. Prossima puntata, punto siamo l'episodio di Retrocast Yakuza versus Free Play. Retrocast 7, è uscito un giorno prima. Quindi mentre voi dicevate, rideva, non lo fa uscire. Ci grattavamo, invece è uscito un giorno così, prima. Sì, ridevamo come Pavarotti. Sì, sì, esattamente. Serenata, la serenata di puttana, eccetera. E quindi, se io ti sto dicendo che l'ho praticamente finito sto gioco, vuol dire che l'ho praticamente finito. Quindi io te lo dico, la settimana prossima l'ho finito, non c'è problema. Va bene. Sistema di finire la collection. Facciamo un nodo sullo store adesso di Yakuza. Facciamo un nodo a fazzoletto. Vediamo a controllare. Aspettiamo le vostre Questo sarebbe più dalle Kira quello che c'è. Allora, questa, ragazzi, adesso tra una settimana torniamo e vediamo se veramente sono andato. Come... Non mi ricordo. Uno di quelli.
No, allora io le voglio allora Yakuza lo voglio fisico. E allora ragazzi, adesso una settimana quindi, vedremo adesso, aspetta, Stefano veramente e là ci sta il fiocchetto con l'animazione. Allora, che lo vuole fisico, martedì mi arriva il 2. Sì. Martedì mi arriva il 2. Poi, come mi arriva il 2, ordino gli altri 3 e, basta. E poi c'è il 6. No, 3, 4, 5. Il 6 a parte. Cioè, no, nel senso, sì, comunque, sì, lo devo giocare, ma dico. Sì, no, ho fatto il nodo, ho fatto un grosso nodo d'argomento. Li metterà tutti uno sopra l'altro e tutti a forza dentro la PlayStation. Sì, dicendo, ovviamente, li gioco tutti contemporaneamente. Esatto, sì. PlayStation 4 ne girano 4 ragazzi, assieme. Non funzionano. È tutta rotta sta roba. Sta merda, cagato. A me piacciono, ma io penso che giocarne 5-6 insieme penso che spappoli. Ma non devo giocare assieme, semplicemente voglio riprendere a giocare un po' ai videogiochi in maniera come si dice malata, in maniera continua, costante. Non stavo giocando un cazzo. Non mi piaceva abbastanza, ho ricominciato in Metal Gear in ordine cronologico. A Metal Gear sono fermo al secondo livello di Metal Gear per MSX2, che sarebbe il primo Metal Gear. Invece ho già fatto 400 ore di chiacchiere di gente che si mena, già fatti gli altri, il 3 è andato, io sono dalla parte di Stefano, in ordine cronologico, non come Mirko che deve distruggere i sogni di noi giovani. Adesso facciamo le scommesse, 10-1 che non ci arriva manco a fine il primo. Il primo intendi lo 0 o Kiwami 1? Sul Calibur Death Megadeth 2. Kiwami 1, Mirko, mi mancano due capitoli, l'ho praticamente finito, non è che c'è. È stato bellissimo. Oh madonna, stanotte te lo finisco prima, e ti mando un messaggio vocale dove ti mando a cagare. No, ma io uno oltre sembra tutti contro uno della Senti come ogni volta aggiungi un pezzo. Si sta vedendo che c'è. No, aspetta, ce li avrà Barbara posso parlare? Ce l'avrà tutti a un capitolo dalla fine per fare lo splendido. No, non ce li ho gli altri. Ti ho detto che ho solo Kiwami 1. Non posso avere gli altri. Lo mutate, Stefano, per piacere. Come lo mutate? Sto parlando io. Stefano, guarda, per colpa tua ci ha detto un nostro utente mai visto che ha detto quanto siete nerd. Quanto sei nerd, Stefano? Vediamo chi è che l'ha detto. Deve essere... E non hai visto niente, no, tesoro mio, non hai visto niente ancora. Basta! Se non hai sentito la discussione sui cavi video, non hai sentito Marco. Oh, c'è un nuovo membro, ragazzi. Esce Fabio, entra Marco. Senta, devo dare il cambio. Allora, posso parlare di una sola cosa? Vi parlerò di Raised by Wolves, che è finita. Prima stagione, così, secondo me... Come fai a giudicare tu Ridley Scott, scusa? Ridley Scott come ti permetti? Ha fatto due ho capito di che cosa si parla. Sì, ce n'è due scuse di Raised by Wolves. E... Non lo so, è molto bello tutto l'aspetto visivo, è molto lungo l'aspetto di chiacchiere, è molto debole la trama di per sé. Di che cosa si parla, scusate? Che non credo. Racconta fondamentalmente che, l'avevo già detto quando avevo cominciato con Biggio, però racconta che l'umanità è divisa in due fazioni, ci sono praticamente gli ateisti e i credenti. Quelli dei pacchetti e quelli dei canali. Esatto, dei canali. Che in lotta tra di loro, la Terra sta per esplodere a seguito di questa guerra, decidono di, al solito, fare la solita arca che va nello spazio con... Da una parte c'è appunto Starca con tutti 1000 rappresentanti credenti, diciamo. Dall'altra c'è una piccola astronave con due robot e basta, che sono gli ateisti, che entrambi daranno origine fondamentalmente a due tribù su questo pianeta che si dovrà in qualche maniera incontrare e scontrare. Nel frattempo scoprono quello che è un po' la storia di sto pianeta. È molto suggestivo da tutto la...
l'aspetto visivo, ci sono dei robot che sono fantastici, ci sono delle cose che sembrano veramente, cioè si vede la produzione che c'è Ridley Scott dietro, perché ci sono delle scene che visto così ho detto cazzo questo è un prequel di Prometheus, di insomma gli ultimi Alien. Però la trama è 10 puntate, molto molto lenta, non è che ci siano momenti particolari di attenzione e soprattutto è troncatissima, cioè arrivi alla fine di 10 puntate che non è che c'è un gran, cioè alla fine diventa anche surreale, talmente surreale, talmente spinto che sembra quasi un anime. Finito? Per dire... Finito? Sì, sì, la prima stagione è chiusa con 10, però è veramente interrotta in una maniera brutale. Non ho capito, scusimo. Ha preso un voto alto con 10. Ma non capisco sinceramente da dove arrivi, perché c'è un sacco di difetti. No, cioè... è un coglione, ha detto ha preso un voto alto con 10, perché tu hai detto ha finito con 10. Ah, minchia, vabbè. È proprio un coglione. Ah. Pensavo che si guardasse. No, no, ma... pensavo che stessi guardando su Metacritic eccetera, perché ma effettivamente rispondeva pure serio, sì, no, stavo dicendo perché stavo leggendo su pensavo che avessi letto su Metacritic, perché sono andato a vedere e in realtà le recensioni sono tutte molto più entusiaste di quanto sono stato io alla fine del... Mirko, ma è un problema che tu dovresti farti già da un paio d'anni. Oh, però ragazzi, allora se voi siete totalmente assenti di spirito critico, mandate la merda, dici oh minchia che bella mangiata che ho fatto, 3 stelle, no, meglio di un Michelin 3 stelle. Dai, poi va bene, chiudo qui. Parlaci del meraviglioso, com'è che era lì, i fantasmi della magione. No, non voglio parlare di no, parliamone, parliamo. Ho fatto 9 minuti di audio di capolavoro, appunto, capolavoro del non volevo parlare di quello, ne parlerò dopo. Chi manca? Io? Hai un progetto, no, o un canale, o un allora, pacchetto in cui giochi tutti gli Yakuza dal primo all'ultimo. Io vi parlerò prima delle cose che dice... No, devi parlare di una cosa. No, devo parlare di un film che ho visto che si chiama Mignons. Magdale. Ah, no. Che è il famoso Cuties. Ha fatto in francese il titolo le era diverso. Mignons. Mignon è già petit, quindi le petit mignon sarebbe le piccole piccole, cioè. No, è il film dei pedofili, quindi. No, sì, è esattamente quello che volevo fare. Ecco, ma il discorso che volevo fare è proprio questo, che è stato scandalo e non era ancora uscito neanche il trailer con la gente, oh i pedofili, hanno messo una copertina un po' suggestiva, ma no. No, è fatta apposta. Pacchetto suggestione. Quello è, a prescindere dal fatto che possa essere audace, però è effettivamente il fulcro, un po' la scena clou del film, e fa tutto tranne che poterti in qualche maniera provocare, sia per come è girata, sia per come ci arriva, quindi ti dà solo fastidio, e può dar solo fastidio pure a qualsiasi pedofilo se guarda il film, a parte che non c'ha nessun tipo di reazione, però... Andiamo con ordine. La storia è di questa ragazza, Amy, Amita mi pare si chiami, che vive a Parigi da una famiglia profondamente religiosa, comunque musulmana, che per quello, di quelle praticanti, diciamo, molto praticanti. Quindi il velo, una volta a settimana si va con tutte le altre donne in chiesa, vestiti, coperti, eccetera. Nel frattempo c'è nella sua casa c'è questa stanza che viene chiusa e adibita per l'arrivo del marito del papà, quindi del marito della moglie, con la seconda moglie che in Senegal si era procurato, diciamo, comunque che aveva incontrato, con tutto il rammarico della madre che però, visto che è in questa religione, visto che questa cosa, insomma, deve tira sulla stanza, prepara il matrimonio, eccetera. Lei nel frattempo va a scuola alle medie, quindi si parla di 11-12 anni, insomma, quell'età lì, va a scuola alle medie, dove in questa scuola ci sono 3 ragazze, quattro, che sono appassionate di ballo e fanno tutti i balletti, c'è sta gara di ballo, deve partire sta gara di ballo. Fondamentalmente lei proverà a diventare amica di queste ragazze, di cui una abita nel suo palazzo, quindi lei la vede, che ne so, nella lavanderia del condominio vestita con la minigonna, col toppino, che ne so, eccetera, così, e vorrà avvicinarsi a loro, affascinata un po' da questo occidente, diciamo, e
per ballare con loro, eccetera, eccetera. Questo è un po' l'incipit. Poi non vi sto di tutto, però più o meno il film è questo. E niente, fatevi dire che qualsiasi tipo di critica chiaramente è sterile, è più che sterile, proprio... sta per esplodere qualcosa, no, è sempre l'asciugatrice. Cioè, costruita sul lamentarsi a prescindere prima di aver visto il prodotto? Beh, quello era, non era uscito neanche il trailer, o era uscito solo il trailer forse quando ci fu, no, okay, ma quando la prima polemica. Ragazzi, se vedete il film vi rendete conto. La polemica era sul manifesto, perché c'erano questi due manifesti e quello, sì, forse nostro era molto più ammiccante, invece quell'altro no. Quello americano. Mm-hmm. E, ma in verità non è ammiccante per essere ammiccante, è il punto del film. Quindi, se vi capita, vedete il film, non c'è nessun tipo di inno o di promozione della pedofilia, non c'è nessun tipo di quel pensiero, di retropensiero neanche, anche perché la regista è una donna, cioè non esiste proprio in nessuna maniera, è semplicemente che io la vedo così, ti vuole mettere un po' a disagio, ma non a disagio nel senso che ti vuole fare ciccia, capito? Non in quel senso, ma ti vuole mettere un po' a disagio. Secondo me riesce benissimo, perché la scena clou da dove è presa la copertina è una scena che appunto non ti può piacere, ma ti può solo infastidire, ti può dare solo uno schiaffo. Io l'ho vista e l'ho quasi veramente con gli occhi coperti, nel senso, quel fastidio profondo, secondo me appunto punge e trova il punto proprio in quello che vuole, esatto, in quello che vuole dire, cioè ti arriva come un ceffone proprio quella scena e tutto il senso un po' del film. Non stiamo parlando ovviamente di Quarto Potere, è un film carino, però ha completamente un altro risvolto rispetto a quello che si crede. Secondo me le ragazzine sono bravissime comunque a recitare, ma veramente tante scene l'ho vissute proprio male, cioè nel senso le ho subite. Secondo me questa è un po' la capacità della regista, insomma, è stata quella di darti comunque uno spaccato di realtà e uno spaccato della società incredibile, cioè ti dà uno spaccato della realtà di una ragazza, di una bambina che diventa ragazza, che dagli 11 anni passa all'età adulta e con tutto quello che ne consegue fisicamente e non, e te lo fa con una fedeltà a quella che è la vita vera, nel senso a quello che abbiamo vissuto, che secondo me in tanti prodotti che trattano teen non c'è. Mi è da dire perché diciamo ragazzini o comunque insomma quella fase lì di preadolescenza, e in più c'è un all'interno di questo c'è un altro spaccato di quello che è l'Occidente oggi, sia dal punto di vista di qualcuno che è al di fuori dell'Occidente, che sia degli occidentali, cioè che parla appunto di occidentali. Quindi secondo me vale molto più di quello che hanno detto. Ripeto, è un film interessante più per le tematiche che per il resto, e quindi lo consiglio e lo consiglio. Simone in chat dicevano che quello che per te è stata una scena di disagio, però per un pedofilo sarebbe una scena di titillamento. L'ha vista uno, non lo so. L'ha vista, ecco, se vedi la scena, è pedofilo, perché sennò non può parlare, scusate. Esatto. No, la questione è molto facciamo semplice. Facciamo il nodo. La questione è molto semplice, Bruno, cioè Io non l'ho visto, quindi vabbè, insomma, la scena ti rigiro la domanda e basta. No, non può essere, cioè non possiamo, vabbè, intanto appunto dovremmo stare nella mente di un pedofilo prima di tutto, quindi, ma secondo voi non, cioè per come è costruita non, sono delle bambine che ballano e poi ripeto, non vi sto a dire perché sennò vi rovino pure diciamo un po' il film, perché comunque un po' anche questa cosa te la fanno arrivare in una certa maniera, non lo... Ma è un film, non è un documentario. È un film. Assolutamente ma un c'è... film. Ma c'è Jonathan Galindo? No, l'ha scritto. Ah, ok. No, assolutamente film, proprio film. Non c'ha bellità del documentario. Però quello è...
racconta un sacco di roba e parla di un sacco di roba con una storia che in sé per sé è banale, però costruita in quella maniera c'ha un sacco, secondo me c'ha tanta, tanta roba sotto che in Francia sicuramente è molto più sentita, perché poi comunque c'è il fatto dei figli trascurati, dei bambini che lavorano, dei genitori che lavorano tanto. Ma quindi è ambientato in Francia? A Parigi, sì. Okay. E dove diciamo il discorso etnico è molto, sono anni che per quanto ci sia molta integrazione, però è comunque molto più sentito che qui, e per quello, e soprattutto un film del genere qua non sarebbe mai riuscito a uscire così, ma ripeto, non c'ha niente di non lo so, io l'ho vissuta così, non c'ha niente di provocante o di pruriginoso, mettila così, ma è tutto, cioè è inquadrato perché a parte che succedono quelle cose, nel senso che succede, ma soprattutto è proprio volto a farti vedere gli eventuali problemi che ci possono stare nell'Occidente di oggi, nella figura della donna anche a livello, anche nell'Occidente, cioè c'è proprio tanto roba sotto, quanto il patriarcato in qualche maniera possa influenzare e andare a dire determinate cose, quanto, cioè sotto su noi c'è un sacco di temi che chiaramente non è che l'ha voluto veramente necessariamente mettere la regista, però io ce li ho visti. E ridurlo alla promozione dei pedofili, non mi faccio l'abbonamento, boicottiamo Netflix senza neanche averlo visto, è molto riduttivo. E non possiamo neanche sempre aspettarci le scene, perché poi siamo filtrati veramente da Don Matteo e da, cioè in Europa e nel mondo i film li fanno, e li fanno pure con magari qualcosa che poi non è pesante, però qualcosa di che ti arriva un po' di più. Cosa che invece in Italia tendiamo, no, con aria. Sì, dicono in chat, io a mia figlia non firmerei la Liberatore per recitare in un film del genere, ma a me viene in mente per esempio Leon, il film ma dove l'ha visto debuttato... quello che ha detto, no, no, non credo che è. E allora come facciamo a... Poi dicono, possiamo almeno dire che la comunicazione di Netflix sul film è stata perlomeno troppo allusiva e fuori contesto. Sì, su quello sono abbastanza, ma se l'avete visto, ragazzi, diciamo che è comprensibile che visto. Che se tu vedi vedi la locandina e vedi queste ragazzine così in pose ammiccanti, la prima reazione proprio di pancia è di dire, ma che è sta roba? E questo è in l'hanno visto tutti, però solo io non l'ho visto, sto bene. No, vabbè, neanche io l'ho visto, io pure non l'ho visto. No, io chiudo okay. Questa cosa, secondo me, ragazzi, se provate ad andare un pochino in là, cioè la mia esortazione è questa, poi magari è una visione che ho dato solo io, se volete andare un pochino in là rispetto a quello che avete visto, secondo me le vedete determinate cose, e pensate, secondo me questo, il pensiero che fate è colpa, non perché siete voi così, è colpa di 30 anni di televisione che ci abbiamo avuto e di cinematografia che ci abbiamo avuto, perché noi siamo gli stessi che ci hanno avuto Salò, siamo gli stessi che ci hanno avuto, come diceva Conigliastro, ma l'adolescenza, che non so neanche se è italiano, non mi ricordo, cioè le cose ci sono state, però noi a un certo punto abbiamo avuto questa svolta cattolica, non lo so, insomma, bigotta del cazzo, quando che poi allontana pure dal fatto che dalla realtà, perché nella realtà esistono, perché viene caricato di un messaggio sessuale ammiccante da chi lo vede, e se vedete il film vi rendete conto perché a 11 anni non vedi solo degli stimoli, non capisci quello che succede e ti comporti di conseguenza, e lo fanno gli undicenni, le undicenni, cose vengono fatte. Chiaramente io parlo sempre di un ballo, di un vestito, non parlo di cose, capito, non è che parlo di robe fisiche, parlo del ballo ammiccante, del vestito, della posa, sono robe che a 11 anni possono essere emulate. Pizza, non conoscevo sto maladolescenza, ragazzi, altro che, cioè, da quello che sto vedendo un film dove c'erano scene di sesso, di nudo, eccetera eccetera, le attrici all'epoca c'erano 12 anni.
così per informazione. Stavo a cercare su Google, cioè, stesso simbolo, ecco, vedi, ecco qua c'è il fulcro. Poi dopo io chiudo, magari ne parliamo in post puntata. Branchia dice: io pure sono d'accordo, il film non ha quelle allusioni, però io non esporrei così quelle minorenni, cosa che succede pure su TikTok. È completamente il punto, cioè il punto è proprio quello, cioè il punto che loro ti fanno vedere ed è proprio quello, tanto che però una persona di 11 anni non c'ha la mente per scinderla, e lui te lo fa vedere, e il fatto che venga fatto vedere in un film non vuol dire che venga esposto una ragazzina, quella è un'attrice che fa un ruolo che fa vedere quelle cose, solo che noi colpisce, ha colpito anche a me tanto, non so, a me non ha colpito tanto quello, ma ha colpito una violenza intrinseca che c'è, ma a quell'età c'è anche quel tipo di violenza, quindi vedo anche, ho visto anche quella roba che a me mi ha sempre colpito, magari, però vederla fatta a 36 anni con una persona da bambine di 11 mi ha dato, cioè alcune cose mi hanno dato, mi hanno fatto più quello che il sesso, e ha tanto senso far vedere, sì Anonimo Caimano, sì, ha senso perché magari qualcuno si rende conto, quindi ha molto senso, specialmente perché comincia a farsi censure del cazzo, ripeto non ci sono scene di sesso, non ci sono scene di nudo, non ci sono, ci sono alcune scene e alcune inquadrature che possono indugiare sul culo, ma è voluto, nel senso non è una cosa, è voluto e ti dà fastidio, e quel fastidio, uno deve riflettere su quel fastidio, non deve riflettere sul fatto che tu l'abbia visto e che tu non lo voglia vedere, se non lo vuoi vedere chiudi, cioè questo è un po' il non lo ha, per me lo ha, che ti devo dire, che mano, per me ce l'ha il senso, e ce l'ha il senso nel senso proprio totale della cosa, perché comunque non è un messaggio fine a se stesso, ma è un messaggio che può arrivare, e considera che comunque è un film francese, quindi si parla di una situazione francese molto legato anche, secondo me è legato a tutta, perché io li vedo anche, non lo so, per strada, tra i clienti, cioè le vedo quelle cose, certe determinate scene, determinate cose le vedo. Simo, scusami, mi viene da farti una domanda a questo proposito. Uno, quanto nel film è importante lo scontro culturale, cioè tra l'Occidente che denuda e il Medio Oriente che invece non c'è uno scontro, non c'è, è quella la cosa, non c'è uno scontro, c'è una cronaca. Non c'è questa cosa? Ok. Quello che vedi è una cronaca. Volevo capire quanto non ho visto il film, volevo capire quanto appunto è importante questo tema. Non c'è scontro, è la storia di una ragazza, per questa è la cosa bella, è una storia di una ragazza che comincia a essere donna, di una ragazzina che comincia a diventare donna e che ha determinati input a casa e lì a fuori, e determinati comportamenti possono accadere perché nessuno fuori si cura in Occidente di quel tipo di età, e quelli a casa se ne curano, nel caso suo, e chi ce l'ha, i genitori magari ce l'ha così inculcati, c'è pure chi non ce l'ha nel film, c'è anche chi non ce l'ha, i genitori che gli stanno così appresso e che sono un po' sbandate e che quindi magari, ecco, si versano un po' così, eccetera. Non è tanto il film ma l'impatto su certa critica al problema, e parlo di quel fastidio come a dire che è normale provare a accomodare certe pulsioni sessuali. No, non è assolutamente, lui parla di, non è normale, non ci possono essere pulsioni sessuali per quelle scene là. Se tu c'hai pulsioni sessuali, cioè c'è già un problema tu, e non è il fatto che in un film ci siano delle persone che ballano coi pantaloncini tu ti possa scandalizzare, questa è la cosa. E poi se qualcuno ha detto è normale eccetera, lì io vorrei sapere le spiegazioni, le giustificazioni. Però tornando all'inizio, utilizzare questo film come speculazione o speculare su questo film dicendo che è un inno alla pedofilia, no. Poi se volete criticare la scena, per me quello diventa una cosa personale, per me mi ha dato abbastanza fastidio da capire il problema, e secondo me l'obiettivo di una regista però sai donna... cosa, Simone, mi sono tornati in mente, ti ricordi quando ne parlammo tanto tempo fa dei pedofili che andavano sui video dei bambini a segnare l'orario su YouTube, tutto. Sì. Ma non è così là, non c'è quindi magari anche là tu vedi il film e vedi un certo messaggio, però magari il pedofilo vedi il film e dice: oh, guarda sta scena, guarda sto minuto che si sì, vede, però non c'è camelto, non ci stanno quelle cose, bro. Involontari. Nel frattempo sto vedendo qualche screenshot di sto maladolescenza pizza, altro che voglio dire io sono d'accordo con che possono esistere delle cose, possono esistere, ma non è questo film che crea il problema.
Questo sto dicendo, non è un inno, non è una cosa, e ci sono problematiche di cui sì, mi sembra molto più pruriginoso questo maladolescenza, così a vederlo. Non lo so, io non l'ho visto, però insomma tocca un attimo cercare, secondo me tocca cercare di andare un pochino oltre a determinate cose e non fermarsi al mi fa paura o mi mette in difficoltà e quindi automaticamente lo devo ripudiare. Io parlo di questo caso, chiaramente, non parlo di... Però ragazzi, c'è Serbian Movie, cioè ci stanno i film che c'hanno determinate scene dentro, e a me cioè fare quel tipo di roba, poi non l'ho visto, e io sono uno di questi, nel senso, per me Serbian Movie è una cagata l'idea di fare quella roba, però non l'ho visto, però bellissimo. Mi dà fastidio. Esatto, probabilmente è bellissimo, forse lo dice Mirko, farà cagare. Per cui ti farà cagare. Ma no, esatto, però diciamo che magari ha senso contestualizzato lì, io qui l'ho visto qua e ha avuto molto senso, anche perché pure questo, le scene dove ci stanno determinate cose saranno 3 minuti nel film, con la scena finale arriveremo a 6, cioè quella roba non c'è, ci sta una ragazza dei ragazzini di 11 anni che magari hanno la gonna ma non sono in atteggiamento, hanno la gonna corta e hanno il toppino, ma non c'è un atteggiamento morboso in tutto il film, ci sono solo queste, praticamente saranno in tutto il film saranno 6 minuti, veramente roba, poca roba, dove invece ci stanno delle cose, dei balli che sono un po' più espliciti, ma a parte, esatto, ma a parte quello il resto del film si parla di, appunto, della difficoltà della crescita, dell'adolescenza, delle donne, si parla dei maschi, degli uomini, si parla ci sono un sacco di tematiche che secondo me svilirlo è parlare di quello è svilente. Vabbè, Bruno, facciamo un secondo giro? Sì, dai, velocemente vi consiglio, vediamo un po'. Ecco, vi consiglio un altro gioco che si chiama Totally Impossible Maze. Questo purtroppo non l'ho fatto io, è praticamente un giochino sempre da itch.io gratis ed è un labirinto, solo che è enorme. Io non sono riuscito a uscire, però c'ha la sua atmosfera, c'ha la sua c'ha la musica un po' inquietante sotto, e quindi magari se state in un certo stato d'animo vi fa distrarre, ma magari sotto vi ascoltate un podcast, qualche cosa, e provatelo, vedetelo com'è, magari vi piace. Top. Passo e chiudo, passo la palla, la palla la prendere su. Mi sa che è andato a controllare la lavatrice. Vabbè, allora ve ne metto un altro. Maledetto quel giorno che ho comprato quella lavatrice. Esatto. Io la lavatrice l'ho pagata. La presi e la pagai. Esatto. 500.000. No, basta! Simone... No. Esatto, si sta scrivendo i terroristi. Dai terroristi. Io? No, io ero a far ripartire. Esatto, la presi e la pagai. Va bene, allora basta, a posto così. Totally Impossible Maze. Provate. Ok, Stefano, tu c'è un'altra cosa da dire? Adesso fai Kiwami 2. Allora, ho appena finito. No, non è vero. Ya Kutami no 1 adesso. No, a posto così, dai che... Ok, Alessio? Ah no, aspetta, vuol dire una cosa velocissima. No, esatto. Una cosa velocissima. È il 25esimo anniversario di Evangelion oggi, quindi... Anzi, era ieri ormai. Ma quindi esce ottobre l'ultimo film. Non si sa. Congratulazioni. I giapponesi hanno un feticismo per la sigla di Evangelion, è assurdo. Anche io. Esatto. Dove cazzo mi giravo c'era la sigla di Evangelion. Okay, bravo, bellissima. Quindi adesso l'hai imparata. Tra l'altro corri, com'era quella? Corri... Ricordi, ce l'avevamo messa, Bruno, quella in italiano. Ah, quella di Giorgio Cosplay, corri ragazzo, sei top. Non mi sembra Giorgio Cosplay. Comunque Angelo non so quali sono i personaggi. Volevi di Apostolo. Esatto, era Apostolo. Quanto a te. C'era un sospiro, un soffio di vento, di malinconia, ma tu mi sorridi. E chi è il cantante? Non è chiesto, allora.
Fake Dark Pizza. Ah, beh. Comunque c'era Alessio, c'era un extra credit, volevo dire che ho giocato Mario 35 dopo ho giocato gli altri 34 che sapete che le ho fatto chiaramente e, niente, praticamente è l'idea di Tetris Battle Royale, quindi semplicemente giochi all'infinito a Super Mario. Adesso c'è questa modalità speciale che ti sblocca le stronzatine grafiche per il profilo. Senti come ne parla scazzato, infatti. Ragazzi, non è che c'è molto da dire, è Mario Bros col multiplayer, per cui continui a giocare nel frattempo, allora, c'hai la sfida al ti si rivoltano contro pure lui, c'hai la sfida al punteggio. Intanto ci sono certi nintendari poser qui in questo podcast che non l'hanno manco provato. Quindi, no, lo sai perché ieri lo stavamo provando e il mio amico non c'aveva il Nintendo Online. E poi diciamo adesso aspetta che lo carico, 3,99, lui sulla carta c'aveva 1,20, ha detto non posso mettere soldi, detto, e ci stupiamo della gente. Allora ho detto vabbè, mettiamo il mio account online. Grande Nintendo, mettiamo il mio account, se tu vuoi trasferire un account da una console all'altra succede che ti si autodistrugge, e non ti ricordi quello... l'epopea che ti ho raccontato di quando ho trasferito i dati dal Wii al Wii U, che cazzo di processo l'ho fatto fare io, con i Pikmin che camminano sì, col pentacolo disegnato per terra, con le candele, con la foto di mia moto in mezzo. No, una cosa brutta, e nel 2020 Nintendo fa la stessa identica cosa per Switch, quindi tu non puoi passare un account e metterlo, però adesso devi mettere la foto di Wada in mezzo al pentacolo, che c'ha pure più senso. Adesso sì, è che adesso hanno un collegamento diretto, prima non c'era, prima era wireless. E niente, Mario Bros infinito in multiplayer diventa sempre più difficile. Vabbè, multiplayer al punteggio e gli altri giocatori che ti rompono i coglioni, ti mandano i nemici, quindi più nemici fai fuori, più guadagni tempo, più continui a giocare in questo loop infinito. Tutto qua, per quello che ho visto ci ho giocato mezz'oretta, alla fine è questo. Poi non fatto venire proprio voglia, modalità. No, ma non ti viene voglia in realtà. Non c'avevo, poi non è che mi sembrare entusiasmo. È un giochino gratuito, volendo un modo per rivedere un po' Super Mario Bros in una salsa diversa, perché ti costringe a essere più attento o a giocare veloce o a giocare al punteggio. In questo senso diventa un po' più simile a Sonic per Mega Drive, per dire una bestemmia. Sonic, però il coccodrillo. È così. E niente, passo la palla. Ok, Mirko? Allora, io ho cominciato anche a vedere The Alienist, la seconda stagione, e continua un po' sulla scia della prima, quindi c'è sempre il dottor Nelson Zazzis, Mentoni, Daniel Brühl, che viene coinvolto in questo giro in un caso di bambini, di neonati spariti e uccisi, ritrovati morti, insomma, indaga con la Dakota Fanning, che è sempre più strana su schermo, ma non si capisce più se è anziana, se è bambina, c'è questa cosa proprio che ha trasceso i limiti del tempo e lo spazio. È quella del film di Woody Allen, dell'ultimo film di Woody Allen, Dakota, o quella no, è quella è la sorella. Mi sa che la sorella è la Elle, in teoria. E non è male. Sì. A me piace come serie, cioè rimane in quella cosa proprio di puntate autoconclusive che portano avanti questa trama orizzontale della ricerca insomma della risoluzione del caso. È bellissima la ricostruzione, secondo me uno dei punti veramente veramente forti è proprio la ricostruzione di New York, che è fatta benissimo, che non è un po' alla Peaky Blinders, che è fatta molto bene, però è un po' al risparmio, perché si vede che hanno sempre quei 3-4 shot e tendo a riciclarli. Qua proprio carrozze, persone in strada, palazzi, c'è veramente un sacco ed è veramente fighissima. La ricostruzione della città, secondo me, è uno dei motivi per cui la guardo, perché proprio mi piace rivederla. E pensa anche che stiamo parlando di 150 anni fa, non è che stiamo parlando di 1000 anni fa, quanto può essere cambiata una città in quella cosa. E anche sta cosa che lui, essendo appunto uno dei primi psicologi, comincia a mettere in atto un pochino un approccio differente a quelle che erano le indagini quella volta. È leggera alla fine, nel senso, come i temi sono abbastanza pesanti, però non è che è mai ultra pesante o scorre bene. È una serie che secondo me scorre bene, sono arrivato a metà e è carina. La prima sta su Netflix, quindi se la volete recuperare la trovate lì, e non è per niente male. Quindi la seconda non è uscita su Netflix?
Ancora no, dovevo uscire perché c'è tutta, è stato dato tutto in un giorno, però non si è capito per quale motivo ancora non c'è. Tant'è che l'avevano annunciata ma non c'è arrivata. Infatti ho detto, cazzo, ma è uscita e non mi sono accorto di niente, l'aspettavo. No. Ok, chi, Stefano, Bruno, c'è anche qualcuno che non ha fatto il secondo giro? Io mi butto lì che sto vedendo Broadchurch, ci sono arrivato dopo 27.000 anni, anche dopo suggerimento di varie persone, eccetera. Ho visto la prima stagione praticamente tutta ad un fiato, bellissima, e sono quasi alla fine della seconda. E mi sta tenendo lì, è molto molto carina. Giusto per dirvi due cose, appunto, è il tema della serata. Si parla di, viene trovato morto un ragazzino di 11 anni in un paesino. Sì, parliamo sempre di ragazzini uccisi e pedofilia, quindi i nostri temi preferiti, e videogiochi, tra l'altro, perché ci sono anche videogiochi. Però videogiochi non tanto, il pacchetto, però pedofilia di Free Playing. Il pacchetto violenza Free Playing. Però, In generale, no, anche prima generale. E niente, abbiamo il nostro Daniel, si chiama Daniel Tennant, che era il famoso per Dottor V, David Tennant, che indaga con la strana coppia con l'attrice, adesso mi sfugge il nome, la regina Elisabetta, proprio lei. Che fanno questa strana coppia, no? In cui lui è quello scontroso e lei è quella ben voluta del paese, che conosce tutto il paese, eccetera, e parte l'indagine per scoprire chi ha ucciso sto ragazzino. La serie è fatta molto bene perché sono puntate da 40 minuti, sono 8 episodi, alla fine è molto veloce, molto scorrevole, perché ha proprio quel principio da soap opera per cui ogni 3 secondi c'è un qualche cambio di potrebbe essere questo, potrebbe essere quest'altro, e viene fuori man mano questo ritratto di un paese dove tutte le persone che l'abitano praticamente sono merde, cioè non ce n'è uno che si risparmi in qualche, che si salvi in qualche modo, ognuno c'ha qualcosa da nascondere, c'ha qualche scheletro nell'armadio, e quindi stai lì a cercare di capire fino alla fine. E sono stati bravi secondo me, perché fino alla fine non capisci chi è e hai vari svarioni da un episodio all'altro, e no, è questo per forza, e poi c'è sempre qualche spiegazione. Non ci sono grosse cazzate, secondo me. Non so se te hai visto The Killing. No, ma è identica. Vabbè, è Twin Peaks. Se ti porti tutto, è Twin Peaks. Ragazzetta morta, No. Per niente. Questo però è proprio poliziesco. No, la è così. È il cinema di Mirko, è così. È un altro mondo. L'ho vista, bro. Adesso, però, vabbè, c'è una ragazza morta, diventa quei nani che ballano, la gente con i tronchi in mano. Ma che cazzo. L'idea base è quella, è Twin Peaks, cioè la provincia. Se la riduce all'occhio, sì. Capito, però minchia, allora mistero, è come di qua, cioè, no. È X-Files e Twin Peaks, perché loro due o uno più scelto. Vabbè, Fabio, c'è anche qualcosa di Lost, se vuoi. Sì. Ragazzi, però è vero, se poi riduci a tutto, è vero che le serie che poi hanno influenzato sempre il... quelle che sono arrivate dopo sono quei tre. No, ma io in realtà sono d'accordo che se la riduci, sì, è l'ossatura, capito, è sempre la stessa, però se le riduci così sono tutte uguali, effettivamente. Cioè, secondo te Twin Peaks, se gli togli tutta la parte surreale, soprannaturale, avrebbe funzionato uguale, no? Dai, cioè, l'idea della cittadina idilliaca con uno dei membri principali più giovani che muore e si viene a scoprire che in realtà tutti nascondono i misteri è Twin Peaks. Là è nata e poi da lì si è evoluta in mille direzioni, che è questo, quell'altro come era In the Lake, quello fighissimo che era uscito, mi sa che era europeo di qualche anno fa, True Detective, la prima stagione, cioè, poi si evolve in mille direzioni, però grosso modo diciamo la partenza è quella. C'è scritto con gli astro anche i Robinson, era un po' Twin Peaks. Beh, considerando quello che faceva il signor Robinson, sì. era proprio Twin Peaks, perché se mi ricordate nella vita vera, e c'era anche il trucco, c'aveva anche il trucco, ecco qua. Certo. E su questo direi sigla. Siamo come Sandra e Raimondo, li diciamo poi alla fine la pensi uguale, basta trovare il punto in comune. C'era pure il nano. Esatto. Io penso che qua abbiamo finito praticamente. No, però vabbè, tornando lì, mi ha colpito proprio perché anch'io ho visto Broadchurch recentemente ed è identica, proprio come svolgimento, come a The Killing, cioè proprio
tale e quale, con l'attenzione sui parenti della vittima e tutto, e vabbè. La prima, quella è la parte proprio più bella, infatti, tutto il contorno, cioè l'indagine c'è, è sicuramente la linea principale della trama, però è proprio tutto l'intorno, come la prende il paese, i vari personaggi. Alla prima stagione di Killing io la straconsiglio a tutti, perché è veramente una grande bella. È uscita pure la terza di Broadchurch, cioè, io ho visto le prime due, piaciute tanto, ma mi sembra che sia uscita addirittura la terza. Sì. Però è un altro caso. È ultima, giusto? Non lo so, io ho finito la prima questa settimana. Allora, la seconda è un continuo direttissimo, la terza non so niente. Sì, la seconda è il processo, diciamo, no? E la terza, quindi immagino che sia una roba diversa, non so, non l'ho vista nemmeno io. O sarà lui che va in una cabina spaziale. Ve lo dico settimana prossima, non ci arrivo. Sarà lui che gira le mignos, Cuties. Mignons. Vabbè, abbiamo fatto. Fabio, vuoi fare un altro giro? Già no, fatto? Se volete leggo Shinji, non posso fare altro che stare qui ad annoffiare, come diciamo regalo finale ad Evangelio. Per celebrare i 25 anni. Sì, esatto. Bene, aspettate. Però leggila bene, Fabio. Con le pause giuste, con l'intonazione giusta, come avrebbe fatto il maestro. Inizi così, Bruno, la puntata, metti solo la frase e poi la sigla. Senza motivo, senza spiegazione, senza niente. Lo sapranno alla fine della puntata. Appunto, no, è bello così. Sì? Pronto? Aspetta. Stavo preparando. Sì. Gli esercizi di voce. Fabio, leggi l'analisi delle urine. Vai. E dopo ciascun di noi cerca di capire qual è il senso di questa frase. Allora, Shinji, io non posso far altro che stare qui ad annaffiare. Però, quanto a te, quanto a quel che non puoi far che tu, per te qualcosa da poter fare potrebbe esserci. Ma non ti costringerò a nessuno. Pensa da te stesso. Decidi da te stesso che cosa tu stesso possa fare. Beh, che tu non abbia rammarichi. Bellissima. Sono commosso. Mamma mia. Sono tutto scombussolato. Che bello. Nessuno l'ha capito. Vabbè, lui ha detto: guarda, non so che altro cazzo a fare, tu fai quello che io vuoi. Io posso fare un cazzo, te magari io più che annaffiare non posso mettermi a fare. Però poi adesso metterei chiarissimo che tu non abbia rammarichi finale. Cantato da me. Esatto, cantato da me, però. Così che non abbia di copyright, vai Stefano. No, non adesso, la faccio in uno spazio, in un altro momento, adesso devo. Ma quindi devo fare, quando esce l'ultimo film, Stefano, che non ho capito. Non lo so oggi. Quando esce l'ultimo film. Non lo so. Esatto. Guarda, oggi. Più o meno quando finisco il progetto Metal Gear o il progetto ricordi che settimana prossima dovrai rendere conto di Yakuza, quindi la prossima lei mi deve rendere conto. No, che uomini uno la prossima settimana. Settimana prossima dovrai rendere conto all'Italia, agli italiani. Io ho fatto il patto con gli italiani e l'ho rispettato. Centinaia di ore. Basta non fare tutte le sub quest. Ma 20-25 è dura, uguale. Vabbò, dai, 25. Un giorno a 24 ore, in due giorni l'hai fatto. Stefano, io ti dico solo una cosa: che tu non abbia rammarichi. che tu stesso fare. Tu stai innaffiando meloni e mi stai dicendo fai un po' che cazzo vuoi. Meloni. Guarda quel che non puoi far che tu. Qualcosa da fare per te potrebbe essere. Vedi, esatto, cioè secondo me questa frase. Tra l'altro non so se sapete che mo Dynamic ha pubblicizzato che lo ripubblicano. Sì, col doppiaggio storico. Col doppiaggio originale. E io me lo compro, ragazzi, ve lo dico. Ma quando basta, sono prontissimo. Comunque mi sembra che i Blu-ray non ce li ho. Non ci crede manco lui mentre lo scrive, ma dicevano che questo sarebbe l'ultima roba che farà Evangelion. Sì, anche io vedo la stessa cosa. Sì, il quarto. Ci sia un limite fisico oltre cui non potrà andare. No, ma poi dopo dovrebbe fare altro, dovrebbe fare un nuovo Ultraman di cui è appassionato, eccetera. Beh, ha fatto Shin Godzilla, capito? Shin Ultraman. Godzilla era figo. Sì, infatti. No, davvero, dovrebbe essere Shin Ultraman, non sto scherzando.
magari a lui piacerebbe molto. Esatto. No, penso che sia stato fatto abbastanza il suo Evangelion, che adesso va bene così, quindi insomma. Vabbè, è stato fatto abbastanza. Sono sempre i stessi tre film che girano da 25 anni. No, beh, sono i tre film, la serie, sono sempre quella roba lì dal 95 sì. In Giappone, per me dal 98 circa, quindi insomma. E tu mi direi, non ti sei rotto il cazzo al 98 oggi? No, non mi sono ancora rotto il cazzo. Pensate, non hai avuto rammarichi. Esatto. C'è gente che non si è ancora rotto Pensate il cazzo di Star Wars, effettivamente. Non mi sono ancora rotto il cazzo di Star Wars, ad esempio. Mi sto un po' rompendo il cazzo di Super Mario, però, ad esempio. Però esatto. Questa è un'altra questione. È un po' Twin Peaks pure Evangelion. E Evangelion alla fine, secondo me, ha preso molto da Twin Peaks. Sì, capito? Sì. Sei caldo per Mandalorian 2. Sì, non sono pronto, io ho già Disney Plus. Quando esce Mandalorian 2? Aspetta. In ottobre, inizio novembre, una cosa del genere. Sì, sì, comunque ragazzi, comunque, quando ci libereremo di questo cancro di Star Wars? Hanno pagato 4 miliardi, tipo porca 5 anni. Quindi adesso credo mai. È uscito il gioco e c'è la polemica che è troppo social justice, la gente si ingazza. Perché? Squadron, che stavo per comprare oggi. Stavo per comprare oggi, però ho detto no, prima finisco Yakuza. Non ci stanno i maschi bianchi, non puoi scegliere il pilota maschio bianco. Ho visto lo screen, ci sono tipo tre, cioè in cinque sono tipo tre donne e due uomini. No, cioè, ma sti cazzi, ma la donna bianca, cioè. Ma te li puoi customizzare come ti pare a te dopo, poi, ovviamente. Cioè, ma che te frega? Boh, comunque. Cioè, tra 500 anni idioti. R242, R8C8. R8C8, stai bene, non sei rotto, quelle cose lì, no? Mamma, ma basta. Donna bianca mai stanca, dice. Esatto. Donna nana tutta. Anzi, così, stoccata finale, ma il trailer di Monster Hunter l'avete visto? Mamma mia. No, non l'ho visto. Quello con Mila Jojovic. Sì, sì. Mamma mia. Non è quello che ci aveva bisogno, una roba ultra fantasy era la sua dose di soldati americani. Sì. Che hai visto che mira sbagliato il soldato? C'ha il mirino davanti all'occhio con l'occhio chiuso, quello davanti al mirino. No, non ce l'ho fatto. Devo passare lo screen, aspetta. Vabbè, poi devo passare in privato. Bellissimo. Vabbè, comunque guardate, bellissimo. Cosa vuoi tirarci sopra sulla trama di Monster Hunter? Niente, ma non questo. Cioè, qualsiasi altra roba sarebbe stata meglio. Bruno, ti ricordi se la storia di Star Hunter? La storia è palese, che sono questi che finiscono dal presente. Per me assomiglia al gioco, comunque, vedo dalle tre. Sì. Per quanto ci ho giocato io, quando sparano con i mitragliatori, sì, è Call of Duty versus Monster Hunter praticamente. È diventata veramente una roba. Ok, andiamo in chiusura? Ma sì. Dai. Senza sì, rammarichi, senza rammarichi, la gatta è salita, senza recalcitranza. Senza recalcitranza, andiamo verso la conclusione. Sono stato Simone Cognome e con me ci sono stati Bruno Berbera, ciao ragazzi, Mirko per Federici Caldo il Fruttista, ciao ragazzi, ciao a tutti. Beh. Adesso da negozio. Ciao. Backsoft. Ciao. Sentilo come scoppiettante quando saluta Backsoft. Stefano Biggio. Ciao Simone, grazie per esserti ricordato di me. Io sono molto geloso. Di che cosa? Adesso quando diventa scoppiettante quando saluta con Backsoft. Backsoft. Ciao. Da negozio. E lui fa figli e figli astri. Alessio, Fabio. Saluta. Ciao. Fabio ciao. Felice, ci trovate su www.freeplaying.it, venite un po' spuntata un po' a dire due cassate dopo a fine puntata, adesso due cassatelle e buonanotte e buone botte. Ciao. Bellissimo. Ciao pupe in ascolto, ciao. Che bello che era Celebrity Deathmatch 3 molto bello. Uno ciao Twitch. Attenzione, ciao Twitch. Per trasportarci. Attenzione. Fa sempre male. Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene. Cioè, stavo rivedendo Dottor House, che a me mediamente piaceva, ce l'ho visto tipo tutte, non viste, credo. È una serie di merda. Sconosciuto che balla. A un certo punto, mentre balla, si vede sempre che o vede sfogato, perché sono due cose, o vede sfogato o vomita, casca, la portiamo al Progress Borough. La musica.
Arriva, cosa sta facendo? Stava ballando. E che è successo? Gli si è staccato un piede. Lui nel frattempo sta facendo come cazzo gli pare, perché poi lui fa sempre quello che cazzo gli pare. E poi ci sono pezzi di conversazione che si parla o di sesso oppure di quanto è cattivo House, è proprio cattivo. Ho visto quanto è cattivo, ma è cattivissimo, non c'hai idea quanto è cattivo. Mentre fanno le tac, mentre fanno l'analisi, e poi c'è Luffy, c'è location, sono tre. E gli attori sono cinque, perché sono loro. E poi tutte le volte lui fa delle cose gravissime e tutti... ma poverino, ma sì, ma è un drogato, si è comprato, ha corrotto. No, vabbè. Quella giura il falso e poi alla fine lui la fa franca e la risoluzione è sempre... Dategli 2000 unità di acqua frizzante, ma morirà! No, possiamo rischiare. È sempre così. Cioè, tutte. Ma ho visto un po' di seguito. Cioè, sono tutte così. Lui che dice: dategli una cura, dategli delle scarpe. Ma morirà! No, potrebbero ucciderlo. Non abbiamo il tempo di aspettare le analisi. Dategli delle scarpe. Cioè, sono tutti così. E la trama orizzontale, appunto, è lui che fa cose gravissime. Nessuno gli dice niente. Non la paga mai. E l'unica cosa che hanno cambiato è che una volta lui si scopa una, poi si scopa l'altra, poi una, poi l'altra. Poi gli altri scopano mentre non c'è, mentre fanno le tac, mentre fanno l'analisi. Quanto è cattivo House, è proprio cattivo. Ho visto quanto è cattivo, ma è cattivissimo, non c'hai idea quanto è cattivo. Ma morirà! E perché c'aveva una roba ficcata nella gamba e non aveva sintomi, cioè non manifestava il dolore. Allora lui si fissa, dice: per verificare questa cosa devo fare le EG, però lo dobbiamo fare con il suo consenso. Lei non voleva, quindi a un certo punto ci comincia a litigare questa minorenne, diciamo, a vedere dove mi sono bruciato il culo perché mi sono sudato su una stufa. Si alza la maglietta, la cosa col culo, e lui c'ha pronto il sedativo, glielo mette su, cioè, quella poi si sveglia: non potevate farmi questo, cosa c'è? Non c'ho niente. Gli mette il termometro in bocca, e questa 41 di febbre, prendete del ghiaccio, appare un'infermiera con dei cubi di ghiaccio così, cioè, tutto così, fino a che alla fine il portone, Ciao ragazzi, volete supportare Free Playing? Potete farlo andando su www.freeplaying.it e cliccando sul link di PayPal o su quello di Patreon. In più, Free Playing è anche affiliato Amazon e riceve una piccola commissione sugli acquisti fatti tramite il banner Amazon presente sul sito. Ciao e grazie!